Buongiorno e benvenuti su DaniReef.com. Oggi puntata speciale dal Pet Festival di Cremona. Siamo entrati prima, non è ancora partita la manifestazione, partirà fra pochi minuti, così abbiamo potuto già fare un giro sugli stand. L'abbiamo fatto anche ieri sera. Vedete dietro di noi la fiera che comincia ad animarsi, anche se ancora non c'è gente. E quindi, ragazzi, noi andiamo in giro per gli stand, non vediamo l'ora di raccontarvi com'è questa fiera. Sappiamo che comunque vada sarà un successo, lo diciamo sempre. Speriamo di incontrare anche tanti di voi. Quando vedrete il video lo saprete perché il video sicuramente non è in diretta. Facciamo cose, vediamo cose, facciamo interviste e speriamo di portarvi con noi in questo viaggio. Allora, siamo qui al Pet Festival, siamo qui allo stand Bea Aquarium Culture, cioè la cultura dell'acquario, non la cultura di animali strani e cose di questo tipo. Va bene, scherzando, siamo qui con Nicola. Ciao Nicola. Ciao ragazzi. Nicola, anche quest'anno un bellissimo stand, molto ampio. Siamo felici di vederti qui. Cosa è cambiato negli ultimi 12 mesi? Si continua ad andare avanti, continuiamo a potenziare. Abbiamo allestito ora, stiamo allestendo ora la serra. Non faremo coralli, è un impianto di acquacoltura, ma coralli non sono la nostra passione. Faremo un poco di pesci, benthos, macroalghe, questo genere di cose. Qualche corallino lo faremo, per forza siamo costretti a fare le acrobat. Niente, abbiamo tanti progetti, tanti prodotti nuovi in arrivo, ricerca e sviluppo non si ferma mai. E niente, si continua, Danilo, andiamo avanti, andiamo avanti. E gli ultimi 12 mesi sono stati positivi o negativi? Positivi, positivi. Sofferenza, ma non si arriva da nessuna parte senza soffrire un poco. Acquariofilia sta crescendo, sta calando. Ti dirò, nonostante sembri apparentemente che ci siano dei cali, però in realtà si diversifica, aumenta, c'è sempre del sale e del pepe aggiunto dappertutto, quindi no. In realtà vedo comunque un miglioramento, sia nelle tecniche, nelle gestioni, nei prodotti, e sì anche nelle aziende, come si relazionano al pubblico, negli influencer, nelle persone del settore, no, noto comunque del fermento nell'aria. Bene, no, ma io tra l'altro sono d'accordo con te, secondo me non sta calando, ma sta Sto cambiando. capendo. Magari molti vecchi acquariofili smettono e tanti nuovi vengono fuori, Anche il che poi magari seguono un percorso diverso e non vengono intercettati dal negoziante classico, perché magari non è proprio le persone, diciamo, il negoziante classico non è la persona idonea, non ha le capacità, le conoscenze tecniche per attrarre nel suo negozio delle persone che magari vivono su internet. Sì, purtroppo sì, poi i tempi cambiano, cambiano le tecniche, le gestioni, quindi sì, purtroppo per rimanere nel settore, per rimanere in gara, bisogna comunque aggiornarsi, bisogna comunque continuare a fare molta ricerca e sviluppo, marketing, farsi conoscere, farsi vedere, lavorare bene con il pubblico, sostenere gli appassionati, le serre, le aziende, collaborare. Noi, Danilo, a noi amiamo collaborare. E negli ultimi 10 mesi abbiamo preso molte collaborazioni e speriamo per il prossimo anno di continuarne a prendere. Quindi, tutto sommato, sì, come detto, sta solo cambiando. Beh, anche perché, cioè, noi li parliamo qui, l'abbiamo già detto, il nuovo acquario DaniReef sarà gestito full Bea Vai! e quindi dobbiamo tirare fuori qualcosa di buono, mi raccomando, Facciamo una bomba atomica, facciamo! così facciamo vedere. No, a me piace provare, piace sperimentare. L'acquario da incubo è andato bene, si è pulito, è pronto per accettare i coralli e quindi adesso cambiamo. Vai! Smontiamo tutto, rifacciamolo. Quindi, dai, siamo molto contenti anche per provare questa cosa. Novità che hai portato in fiera, se ci sono? Abbiamo portato dei beta di un prodotto che comunque avevamo sviluppato e abbiamo in sviluppo già da un paio di anni e che abbiamo commercializzato, e delle alghe fresche in salamoia leggera. L'obiettivo era veramente replicare il più possibile l'alimentazione naturale agli acanturidi, comunque degli algivori in generale, che nel nostro settore sono quelli un po' più bistrattati, va? Gli si dà un mangime un po' per tutti, pieno di proteine animali, loro non sono in grado di digerirle, di assimilarle in maniera efficiente, semplicemente per questioni fisiologiche, di come hanno costituito stomaco, intestino, diciamo, l'apparato gastrico e l'apparato intestinale. Insomma, l'idea è appunto di dargli un prodotto quanto più simile a quello che c'è in natura, cosa non di meglio se delle alghe fresche per uso umano, sciacquate, rimesse in una salamoia leggerissima, senza niente dentro, stanno dando buoni risultati. Quindi abbiamo lavorato con della
ulva lattuga, lattuga di mare e dell'enteromorfa. Quest'anno vorremmo aggiungere della limenia, della porfiria, insomma, della gracilaria, degli altri ceppi molto importanti da un punto di vista nutrizionale per appunto gli agaturi. Bene, e beh, allora faccele vedere. Ah, ve le prendo. Ok, questi sono i campioni che abbiamo portato qui per farli un poco vedere al pubblico. Si tratterà di due prodotti, il Pluralgi cambia nomi per questioni stupidissime e burocratiche. Il Pluralgi che saranno dei fiocchi di ulva enteromorfa e allo stesso tempo gracilaria limenia, quindi dei fiocchi rossi, viola. E mentre per quanto riguarda il Fresh Algi, ex Pluralgi, appunto stiamo lavorando, come ti dicevo, con sempre alghe fresche, diverse specie, abbiamo della limenia, della rodimenia, della gracilaria, quindi come rosse, e poi abbiamo la classica ulva lactuca enteromorfa. Quindi ora non so se nel video si percepisce bene, però veramente è un alghe fresche in sospensione acquosa, una leggerissima salamoia, niente conservanti, come sempre, gestione biologica dei sistemi. Caricate spesso questa cosa, bene, sì, tutte cose piace. Nuove. Beh, e invece i cubetti il di... Il cubetto di carbone abbiamo fatto uscire quest'anno. L'hai portato? Sì, ce ne ho. Ah, grande, lo voglio vedere. Allora, il cubetto di carbone, tagliamo le alghe. Il cubetto di carbone è un progetto che avevamo in sviluppo da 5-6 anni. La prima volta che l'ho visto lo usavano in aziende Chem Pharma per la ricaptazione di solventi o di prodotti, diciamo, potenzialmente tossici. L'idea era appunto di evitare i canalicoli preferenziali del carbone, avere uno strumento che ci permettesse di fare un assorbimento ultra rapido nel caso di contaminanti, quindi non so, una verniciata o qualcuno che ha spruzzato un diserbante fuori, contaminanti, diciamo, quindi un prodotto molto efficace per rimuoverli immediatamente. Quindi qui si fa passare l'acqua all'interno, il flusso direzionato all'interno dei pori, e la capacità di assorbimento si moltiplica esponenzialmente. Oppure per un trattamento in continuo per i sistemi in cui appunto magari si vuole, come tu dici spesso Danilo, contrastare la guerra chimica dei coralli, che anche secondo me è l'obiettivo principale in questi casi, negli utilizzi costanti, e basta semplicemente evitare che l'acqua attraversi direttamente il canalicolo, ma che il flusso lo lambisca. A questo punto l'efficacia diminuisce, ma aumenta esponenzialmente il tempo di utilizzo, quindi questo ti permette di lavorare in continuo con un cubo in una zona dove l'acqua lo lambisce semplicemente, lavorare in emergenza per contrastare appunto una contaminazione mettendolo in flusso, in corrente, in una zona di forte movimento. Generalmente lo mettiamo alla risalita, generalmente, in modo da evitare che il particolato possa otturare i vari micropori, macropori. E il prodotto è questo. Onestamente ci abbiamo lavorato veramente, veramente tanto e sono contento dei risultati. Abbiamo stracciato il progetto 2 volte e mezza, stracciato e rifatto tutto a zero. Quindi questo è il quinto anno che ci lavoriamo, però finalmente siamo arrivati. Speriamo che sia apprezzato, i nostri sforzi siano apprezzati. Adesso apriamo questa nuova rubrica, le domande scomode a Bea. Vai. Allora, si dicono in tanti, no, in tanti non è vero, però ci hanno fatto vedere in tanti che quando abbiamo parlato di qualche prodotto carbone, sì, cioè, e anche per i cubi di Bentos sarà vero. I cubi di Bentos mi sembra una cosa extraterrestre, cioè i cubi di Bentos dietro la cintura di Orione. Però, no, allora, io ho dato le mie risposte online, perché secondo me è così, ma vogliamo sentire dal produttore che differenza c'è fra due prodotti che sono esteticamente uguali alla foto. Poi non sappiamo se quello che ci arriva è uguale alla foto, ma questo è un altro problema di internet ed è vero per qualsiasi oggetto. Però due prodotti che possono essere uguali in fotografia, possono essere diversi? Assolutamente sì, cioè... E, diciamo, l'esempio che ho fatto ultimamente quando ne ho parlato non posso dirvelo esteticamente. Noi stiamo proponendo questi succhi di frutta. Che cos'è? Un banalissimo succo di frutta. Tu l'hai assaggiato, Danilo? Sì, è buonissimo, buonissimo. Ma quello è un succo di frutta? Quello è frutta vera. Quello non è un succo di frutta. Quindi costano 4 euro un boccino. Io mi compro quello 1 euro un litro. Quindi dico, sono entrambi succhi di frutta. Se esteticamente gli fai una foto, entrambi succhi di frutta. Ma fino a quando non lo bevi, non riuscirai mai a percepire la differenza tra i due, ma sono succhi di frutta.
Ora, il discorso che mi hanno fatto è stato questo: il primo tubo di carbone 5-6 anni fa che ho preso era solamente proprio per vedere, vediamo che cos'è, molto interessante, sarebbe bello trasformare il prodotto di un altro settore, noi lo facciamo spesso, e trasformare un prodotto utilizzato in un altro settore in un prodotto che possa essere utilizzato nel nostro. Primo tubo di carbone preso, arrivato, l'ho messo in acqua, dissolto immediatamente. Quindi capite bene che se per far uscire un cubo di carbone ci ho messo 5 anni e ho stracciato la prototipazione 2 volte, esteticamente può assomigliare a qualsiasi cosa volete, ma cioè è semplicemente un estruso. Ora, dire che 2 cose si assomigliano e quindi sono uguali è veramente molto, 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 molto riduttivo. Diciamo che quando si parlava, ma si parla del carbone attivo piuttosto che del cycle, piuttosto di qualsiasi oggetto, la forma è una cosa, il materiale che la compone, cioè uno potrebbe essere di marmo e l'altro di granito, esatto. Questo mi è capitato nei miei studi di ingegneria, quando si parlava delle rocce, allora esternamente sono identici, uguali, sono uguali. Cosa cambia? Che se uno ci metti dell'acido, uno lo scioglie e l'altro no. Benissimo, però esternamente sono identici. Da noi cambia questo. Però sono due cose diverse. Assolutamente. Quindi il materiale sicuramente è fondamentale, ma anche la forma stessa. Io non riesco a percepire da una fotografia, secondo me, nella mia limitatezza, se dentro sono uguali, se sono otturati, non lo posso vedere. Non è percepibile, Danilo, hai totalmente ragione, perché nelle varie prototipazioni del carbone, cioè quando ci arrivavano, sempre uguali, erano sempre dei cubi honeycomb di carbone. La prima volta abbiamo messo sciolto in acqua, la seconda volta mi ha rilasciato 1 tonnellata di metalli, la terza volta 1 tonnellata di passo. Insomma, cioè, è come dire che il zucchino di prima, cioè la forma esterna di un prodotto, poi una volta che un prodotto funziona, la forma viene replicata, i Rolex... Adesso io passo sopra perché lo interrompo, perché mi è venuto in mente una cosa ancora più bella. Immaginate una bottiglia d'acqua e una bottiglia di gin. Ecco, è la stessa cosa. Il cubo di Bentos l'avete visto in super anteprima, non esiste nulla del genere. Io non l'ho visto ancora. C'hai visto un video? Ah no, adesso... Quello non conta, noi lo vogliamo vedere vivo. Il cubo di Bentos l'ho fatto proprio apposta, ho detto questo ora in questo momento è in pieno sviluppo, tra 5-6 anni quando lo troverete con altre marche ricordatevi di chi vi aveva fatto vedere per prima, perché quello è di un settore che non è acquariofilia, quello è Chem Pharma trasformato, ma per trasformarlo sono anni di ricerca. Va bene, allora non ci rimane che ringraziare Nicola, ringraziare la disponibilità di Bea e noi continuiamo il nostro giro del Pet Festival. Bella, bella. Bene, se il nostro giro del Pet Festival, siamo capitati da Sicce. Ci sono tante cose da vedere, ma se ci avete seguito all'Interzoo, vi abbiamo fatto vedere gli aggiornamenti, soprattutto gli schiumatoi piccolini, li abbiamo in prova, uscirà il video di test a breve. Sto aspettando che schiumi bene, poi faremo le misurazioni, ma è già nella vasca, ex vasca da incubo. Ma siamo qui per parlare di un progetto che a me piace veramente tanto, che sono le avventure di Nora. Questo è un opuscolo che Sicce ha creato per i bambini, per i più piccoli. Vedete, ci sono dei giochi, c'è da colorare, eccetera, per avvicinare i bambini all'acquariofilia. Quindi questa cosa viene distribuita gratuitamente alle scuole che ne fanno richiesta, o loro si propongono alle scuole in base... Comunque, se siete una scuola, se ascoltate queste cose, proponetelo, chiamate Sicce, loro vi forniranno questi opuscoli che in collaborazione con il negoziante del posto che metterà il suo timbro fornirà anche uno sconto nel caso per acquistare uno dei 2 acquari che vedete qui, sempre della Sicce, da grosso... io vado a memoria ma mi sembra 60 e 40 centimetri più o meno. Vengono forniti già con riscaldatore fisso tutti e due, poi vabbè la dimensione ovviamente è diversa, sia che con il piccolo filtro Shark. Anche questo ce l'abbiamo, lo dobbiamo provare. Comunque in mezzo a, con il filtro e riscaldatore, e quindi un acquario già completo con un prezzo promozionale speciale per questi bambini che vanno dalla scuola al negozio. Per me è una cosa molto bella perché è un modo per avvicinare i bambini al nostro hobby, che ovviamente ci piace tanto, perché se siamo qui è perché ci piace. A corollario di questo c'è un'altra cosa che vi faccio vedere: l'acquario in classe.
Praticamente la stessa Sicce si fa promotrice di questa iniziativa dove l'acquario viene portato in classe, ha tanti benefici perché sta dietro gli animali, sta dietro l'acquario, fa sviluppare tante competenze, si lavora in gruppo, eccetera. Se uno aderisce, se una scuola aderisce a questo discorso, avrà un acquario da 60 litri, la base, il ghiaio per il fondale, il rettino, la spugna, il termoriscaldatore, biocondizionatore, mangime per pesci, cioè tutto un insieme di cose fornite da Sicce per questo progetto. Poi il negoziante, a prezzo calmierato, diciamo così, fornirà anche i materiali di consumo che si andranno a consumare nel giro dell'anno. Quindi è un'iniziativa, io veramente, se avete delle scuole, se siete, fa parte del corpo docente delle scuole, siete dei presidi, ma anche se lavorate solo nelle scuole, ecco, andate a parlare col vostro preside, con i vostri responsabili di queste due iniziative, perché secondo me sono delle iniziative molto belle che possono fare la differenza veramente nelle scuole. Poi siamo qui in Sicilia, una cosa che vi volevo fare vedere, venite con me, qui abbiamo il materiale Acquarosh, molto molto buono, rocce sintetiche ceramiche di altissima qualità, mentre l'acquario Acquatlantis, questo qui è una delle cose che ha fatto Fabio Zin, lo vedete sopra, nella, cioè, anzi, ciao Fabio, ciao, ciao, non sei venuto, ciao Fabio. Comunque, grande Fabio Zin, che lo conosciamo, un bravissimo ragazzo, che ha creato poi questo acquario da farsi vedere su base Acquatlantis. Devo dire che Acquatlantis fa degli acquari che mi piacciono molto, molto, molto. È un bel acquario da vedere con l'erogazione della CO2. Poi, ovviamente, in Sicce abbiamo il riscaldatore che si collega in maniera Bluetooth tramite il cellulare, possiamo essere settati, ma per questo vi rimandiamo ai nostri video che abbiamo fatto a Vivarium parlandone con Claude, ma ne abbiamo parlato più volte, quindi sicuramente è una bella cosa. Quindi dal mondo Sicce è tutto, noi proseguiamo e continuiamo a girare per il Pet Festival. Siamo qui con Fabrizio Gibin, responsabile della ditta AGP, Acquario Gibin Products, e titolare, chiamiamolo così, della linea unica, che è proprio quella che ha inventato Fabrizio. Fabrizio è da tanti, tantissimi anni nell'acquariofilia, è un appassionato, è un personaggio storico dell'acquariofilia. Vecchio. Vabbè, questo non volevo dirlo, però i tuoi 55 anni li porti bene. Assolutamente, sì. Raccontaci un po' di questo, diciamo, partiamo dall'azienda, raccontaci un po' di AGP. AGP è nata, diciamo, dopo varie mie esperienze con altre aziende, tipo Aquarel, Acquaristica, Acquageo e altre aziende. Avevo in mente di fare questa linea un po' particolare che raggruppa un po' il meglio di varie aziende più nostri brevetti, ed è nata Unica. Da Unica poi ci siamo allargati a tutti gli altri brand, e direi che in Italia, non me lo vogliono gli altri, ma credo che siamo a livello di immagine, di prodotti di qualità, siamo fra i primi, diciamo, se non i primi, i primi. Diciamo. Allora, visto che parliamo di marchi, dici quali sono i marchi che tratti, che importi dal, come distributore esclusivo? Allora, come distributore esclusivo, Tropic Marine, Coral Essential, Rick Factory, ci penso perché non me li ricordo tutti. Abbiamo la Micmol, abbiamo la Zeta Light, abbiamo la Orphic, abbiamo preso adesso la Waterbox, che credo siano un rapporto qualità-prezzo degli acquari stupendi. Beh, sono fatti veramente bene, sì. Li abbiamo visti all'Interzoo, ne abbiamo parlato recentemente, sì. Ha fatto un articolo proprio su Dani Reef, effettivamente sono molto belli, poi li vedremo in dettaglio dopo che abbiamo finito l'intervista, però sì, veramente abbiamo, molto molto belli. Esatto, poi abbiamo Lati, non in esclusiva, siamo in due, abbiamo la Jebao non in esclusiva, abbiamo la Royal Nature, la Mantis in esclusiva, molto bella, anche queste pompe veramente eccezionali. Sicuramente, ormai mi scordo qua, abbiamo due o tre novità nuove, belle, in arrivo, che non possiamo ancora svelare. Beh, ma tanto il video non va online oggi, lo vedremo fra una settimana, ce lo puoi già dire. No, perché non l'abbiamo ancora chiuso.
Easy Reef, che secondo noi è un prodotto, non l'abbiamo purtroppo in esclusiva, ma è un prodotto eccezionale. E abbiamo un prodotto americano, Vibrant si chiama, l'abbiamo in esclusiva per l'Europa, questo, ed è un prodotto che ci dà tante soddisfazioni. Direi che ne Bene, abbiamo abbastanza. beh sì, diciamo che avete una bella scelta, Sì. ma da quanti anni c'è AGP? AGP c'è dal 2010. Beh, sono già 14 Sono anni, eh? già 14 anni. Adesso Dani Riff ovviamente è più importante perché c'è dal 2007, però... Fabrizio Givin c'è da prima allora. No. Sì, dal 2010-2011 abbiamo aperto, da fine 2010, primi 2011, non mi ricordo bene di perché. E visto che siamo qui con una persona che ha questa esperienza, che ha lavorato per tanti marchi diversi, che ha AGP, che è un marchio sicuramente molto conosciuto, ma dove sta andando l'acquariofilia oggi? Un bel punto di domanda, nel senso che allora, se tu senti sempre in giro, tutti dicono che c'è crisi, e un po' di crisi c'è, però gli acquari si vendono sempre. E questi acquari dove vanno? Se si vendono gli acquari, qualche cosa metteranno dentro. Poi è vero che soprattutto il marino, leggermente, diciamo che va di più corali importanti che i coralli meno importanti. La tecnologia importante meno di quelle, diciamo, blanda un po'. Diciamo che la gente si sta sempre di più appassionando e capendo, comprano cose importanti, spendendo anche due soldi in più, ma che siano di qualità. La bassa qualità non paga più. E i negozi in tutta questa cosa hanno delle responsabilità? Stanno lavorando bene o secondo te dovrebbero migliorare? Allora, il problema del negozio sono i costi, innanzitutto, che purtroppo loro hanno dei costi veramente molto alti, tra la luce, e poi hanno un competitor che è internet che conta molto, anche se devo dire che ormai tutti i negozi hanno il loro sito internet. E poi conta molto chi è capace, Eh beh, quello sempre. ovviamente. Perché io sostengo sempre che se tu vuoi vendere coralli e prodotti per coralli, devi fare anche vedere che li sai gestire. E la vasca espositiva per coralli, ma anche per il dolce. Tu fai vedere le vasche che tu hai dentro il negozio, sono belle, il cliente ti chiede di più. E allora accetta i tuoi consigli, tu gli proponi i tuoi prodotti, non cerca altri prodotti, se no tanto vale che vadano su internet. Sono perfettamente d'accordo con te, sono un fautore dei negozi di acquari belli con dei begli acquari, altrimenti cosa vendi? E No, allora vado su internet. bravissimo. I margini, è anche vero che i margini si assottigliano sempre di più, però ci sono tante, tante novità sempre che escono. Lo dimostrano i vari marchi. Noi oggi, solo a questo Pet Festival, presentiamo qualcosa come tre o quattro novità mondiali, cioè le presentiamo magari l'Orfe che per esempio è già uscita da altre parti, ma in Europa o in Italia soprattutto sia la Natur che lo R4 deve ancora esserci. Abbiamo un nuovo materiale filtrante che sicuramente in Europa non c'è ancora. Abbiamo delle plafoniere nuove della Micmol, la Waterbox viene presentata in Italia per la prima volta, perciò, ed è un Pet Festival, ma è una fiera, diciamo, a livello professionale. Certo. Questo vuol dire molto, vuol dire che le novità ci sono. C'è chi ha voglia di investire, sta pagando, ecco. Fra le cose di cui vogliamo parlare oggi è, siccome abbiamo qui davanti a noi un grande importatore dall'estero, vogliamo sapere, no? Ma tante volte si dice, che i prodotti all'estero costano di meno e invece in Italia costano di più. Quindi vorremmo capire, no? Perché c'è questa differenza? Cosa cambia? Cioè, noi abbiamo la nostra idea, però ci piacerebbe che ce ne parlasse una persona che ci lavora con queste cose tutti i giorni. La differenza, spesso la sento anch'io questa voce, ma è semplice. Allora, innanzitutto comprare all'estero, facciamo un esempio,
Io compro un prodotto all'estero, Orfec, devo pagarlo subito, mi arriva dopo 2 mesi. Ma Orfec per dire Gebao, per dire altri, soprattutto non europei, passano 2 mesi, ora che arrivi, minimo. Poi lo devo dare al negoziante, ho le spese di trasporto, ho le spese di sdoganamento, compagnia bella. Diamo 2 anni di garanzia, che spesso fuori all'estero i 2 anni di garanzia fanno un po' fatica. Dobbiamo darla al negozio, che a sua volta ha tutta una serie di spese, negozio, alte. Dovremo mangiare un po' noi, dovrà mangiare un po' il negoziante e di conseguenza un pelino si alza. Poi ci sono tutta una serie di gestioni, gestione magazzino, gestire il ritiro della merce che non ha funzionato, la devi riparare. Sono tutti costi questi, che la gente non è logico che se io compro un prodotto, lo metto direttamente in internet dal privato, costa meno, sicuramente. Ma quando poi è rotto ti chiamano per dire, ah, me lo ripara, ah, è in garanzia. Tutte queste cose non vengono mai dette, però noi lo facciamo. Inoltre, se mi posso permettere, quando noi vediamo un prezzo all'estero è sempre senza tasse e senza dazi. Sì, assolutamente. Invece in Italia il prezzo è finito, quindi se io vedo 1000 o facciamo 100, se io vedo un prezzo di 100, in verità è già 135 se ci metto i dazi e le tasse. E il trasporto. E il trasporto che spesso però al privato non lo fanno pagare e l'azienda la deve pagare. Certo, però sicuramente i dati sono più alti, noi paghiamo un po' meno, cioè alla fine non c'è questa grandissima differenza. Poi attenzione, facendo l'esempio sempre di Orpec, perché ce l'abbiamo sotto il naso, quando tu compri un Orpec all'estero, e è già successo a noi con della gente importante, si è rotta dopo 6 mesi, noi gli diamo una lampada, noi la ripariamo, noi diamo un'assistenza, altrimenti tu la devi rimandare in Cina. O chi per lui, quando la torni a ricevere questa lampada, dopo 3 mesi, 5 mesi, 6 mesi, tutto questo è da contabilizzare, altrimenti noi siamo sempre fuori con i soldi e basta. Questo è un servizio che nessuno ci pensa mai, ma c'è. Certo, certo, sicuramente ci sono delle motivazioni, noi ci fa piacere averne parlato con chi effettivamente questo lavoro lo fa tutti i giorni per capire quali sono le differenze che ci sono fra un prezzo netto, anzi un prezzo lordo che si vede in, diciamo su un sito internet, e quello che invece si vede in Italia e che sembra più alto, ma che a tutti gli effetti non è un prezzo così più alto. No. Magari può essere più alto, per carità. Ma è un servizio anche più alto che diamo. Ma è un servizio soprattutto perché ricordiamo il discorso della garanzia, ovviamente 2 anni anche contro 1 anno. Dovendo mandare indietro il prodotto, che magari non è così per tutte le aziende, però sicuramente è una cosa che incide molto. Ci piacerebbe che non fosse così, ci piacerebbe pagare tutto poco, ma purtroppo non è possibile. Possiamo anche fare esempi di, in alcuni paesi, anche in Germania, vengono rivenduti direttamente dal distributore, certo, saltando il negoziante, però poi non vedi il prodotto nei negozi, non vedi il prodotto in giro, e quindi... Ma lo stesso negoziante che comunque ti permette di andare in negozio, ti spiega il prodotto, te lo accende, una serie di servizi che altrimenti tu non avresti. E soprattutto, come dicevo prima, il post vendita è molto più importante della vendita, perché quando hai un problema lì ti rendi conto se hai comprato bene o no. Quello è importantissimo. E se tu hai comprato da un rivenditore ufficiale del tuo paese, in breve tempo, non sempre, però in linea di massima è così, hai il pezzo, altrimenti devi aspettare le calende greche. Allora Fabrizio, visto che abbiamo citato prodotti nuovi, facci vedere quali sono le novità che abbiamo, che allora, stai portando partiamo qua. Partiamo da Unica. Allora, siamo usciti con, per il dolce, 2 prodotti nuovi, integratore di azoto e l'integratore di fosfato, che nella linea mancava, questa è tutta la linea dolce di Unica. E poi siamo usciti con i 2 prodotti che vanno a completare il nostro balli, che sono gli anionici catonici in forma di traccia, che sono una serie di oligoelementi da assimilare insieme al
Balling. Per quanto riguarda invece gli acquari, questo è un water box frag ed è la linea nuova che abbiamo preso, e dove abbiamo la doppia calza, abbiamo i vari tipi di rubinetto, fatti molto ma molto bene, e abbiamo deciso con lo schiumatoio Mantis di inserire in questo, in questa novità, un'altra novità a livello europeo o italiano sicuramente, che sono le OR4 nuove della Orfec, con già l'inserimento del Bluetooth, cioè l'accensione per fare le varie modalità di alba, tramonto, compagnia bella. Poi, altra novità, la Rig Factory 240 bianca, abbiamo modificato ulteriormente i nostri scarichi sia da 50 che da 40, abbiamo alzato ulteriormente, di farlo al centro l'abbiamo spostato ancora di più in alto, prima era un pelo più basso, adesso per fare ancora meno rumore. Questo è il nostro brevetto proprio, water box, penisola, cioè puoi appoggiarlo al muro e ti divide una stanza. Sì, dal lato corto, esatto, lo appoggi. Questo arriva fino a 2,5 metri. Stesse caratteristiche dell'acquario che abbiamo visto prima, tutto già inserito dentro. L'altra novità, sempre acquario water box, e questa è, a livello europeo è, sono appena arrivati, è un nuovo materiale filtrante, addirittura è un 4 in 1 perché elimina anche gli agenti patogeni all'interno dell'acquario ed è efficace nell'eliminare le alghe, negli odori, in più rilascia calcio e magnesio in quantità limitate, è un prodotto veramente innovativo ed è eccezionale, verrà presto lanciato sul mercato. Altre novità sono le nuove dosometriche della Z-Light. Ne abbiamo tante che ce le dimentichiamo, che hanno fatto questa nuova serie di dosometriche, che sono dosometriche con master e una dosometrica, o il trio per completare 4 dosometriche. Le nuove dosometriche, qui siamo al top di gamma, nuove dosometriche Pro X4 ulteriormente migliorate, la Pro X1, sempre waterbox, l'acquarietto a penisola con lo schiumatoino, la protezione per i pesci. Lo schiumatoio è quello della Sitch? Schiumatoio Sitch. Sì, noi gli accessori dentro a livello affettivo siamo con Sitch. Ci vogliamo bene. E direi che abbiamo presentato un po' le grandi novità che bene, abbiamo qua. Non ci rimane che ringraziare Fabrizio. Grazie a voi. E grazie ad Alex che ha fatto tutto poi. Prendiamo Alex che è quello che lavora. Fabrizio è quello che parla, Alex è quello che lavora. Va bene, ti ringrazio dell'intervista e buona fiera e... noi continuiamo il nostro giro. Altrettanto. Buongiorno, siamo ancora qui in diretta live dal Pet Festival. Siamo qui con Frankie Sfrag. Ciao Francesco. Siamo felici di vederti qui. Ci siamo. Siamo qui felici di vederti, che ci sono dei bei coralli. Purtroppo oggi molti sono già andati via, però non si può avere tutto dalla vita. No, è stata una bella giornata ieri. Oggi, bello, tanta affluenza. C'è stata tanta affluenza, per cui contentissimo. Bene. Di esserci stato anche, che non era così banale. Quindi la domanda che sorge spontanea è: raccontaci le emozioni che hai vissuto nel problema che hai avuto, di cui abbiamo già parlato, ma... È stata una bella altalena, non è stato facilissimo, al momento è arrivata, ho visto l'acqua salire, è stato un turbinio di emozioni, volevi cercare di salvare qualcosa ma non potevi salvare nulla, quando poi è salito il livello basta. Anche perché si rischiava poi di farsi del male. Sì, assolutamente. È quello sì, il problema. Cosa che uno non ci pensa al momento, ma effettivamente non è
non è così lontana come cosa, infatti succede. E niente, poi i giorni successivi ci si è dati da fare per cercare di sistemare il più possibile, perché comunque c'è da pulire, c'è da sistemare, c'è da tirare assieme il tutto e ad aiutare anche comunque tutta la comunità attorno, perché comunque mi hanno dato una mano e io ho dato una mano, perché ci cerca di star vicini. Dopo i primi 5-6 giorni, poi dopo inizi a vedere effettivamente quello che se n'è andato ed è tosta. E pian piano mi sono ripreso, ecco, piano piano. Problemi maggiori, il vivo o la tecnica? Il vivo è rimasta praticamente una vasca, qui ho tolto tutta la filtrazione totalmente e ho messo una sump organizzata al volo, quindi è stato difficile mantenerli perché è stato uno sbalzo molto forte. E la tecnica, non ci si può fare nulla, la tecnica è andata. Una vasca è sana, una vasca va e si riparte da lì, piano piano. Bene, cioè non bene, ma... Bene ma non benissimo, dai. Poteva andare meglio. Poteva andare meglio. Vediamo qualche corallo particolare. Beh, se da lontano non si vedono bene, quando andiamo a ingrandire anche questa volta, come ho chiesto anche ad altri, il corallo più bello, secondo te? Corallo più bello, secondo me, sicuramente quello che dà più all'occhio, quello che chiedono sicuramente di più, è questa, la Microclados. Sicuramente uno dei... i colori sono bellissimi. Degli animali più belli, sì. Polipo rosso colpisce, sicuramente uno dei più belli. E invece il più venduto? Il più venduto forse proprio questo. Insigni Sperberry. Animale anche questo incredibile. Questo quest'anno è il più venduto sicuramente. E che prezzi parliamo? Ma andiamo dai 40 sulle montipore più facili, mediamente attorno ai 65-85 massimo, fino ad andare poi sui coralli molto particolari. Allora, beh, devo dire che gli animali sono molto belli. Grazie mille. Quindi complimenti. Grazie Dani e grazie a tutti quanti. Grazie a tutti per il sostegno, la vicinanza, mi ha fatto davvero piacere. Mi è servita, grazie. Bene, siamo contenti di aver contribuito almeno in parte. Grazie mille, grazie Dani. Buon Pet Festival. Grazie. Siamo al Pet Festival con Malberti. Ciao. Al suo stand, che adesso ci farà vedere la novità che ha portato qui, oltre all'acquario River Tank, che l'avevamo già visto a un Pet Festival di sa 2016, meno. È l'evoluzione. Dell'acquario vecchio, perché aveva dei problemi onestamente di movimento d'acqua. Adesso l'abbiamo perfezionato e funziona meglio, diciamo. Bene, bene. Come novità di questo Pet Festival c'è un piccolo acquario studiato per il marino, con una tracimazione in vetro molto compatta che occupa meno spazio, diciamo che l'ideale per chi deve fare degli acquari troppo grandi. Questa è la tracimazione, tutta realizzata in vetro, che scende praticamente in vetro sotto il fondo dell'acquario e gli si monta tutta la raccorderia. Due mandate e tre scarichi. E nonostante ci siano tre scarichi, si riesce a realizzare una tracimazione di neanche 5 cm di spessore. Con il suo pettine amovibile, e la mandata viene, l'acqua risale in questo tubo in vetro e esce da questa feritoia senza bisogno di mettere tubi esterni oppure interni all'acquario. Questa è un'idea che abbiamo visto online e ci è piaciuta questa realizzazione. Bello, cioè è sicuramente una bella idea. Poi mi piace il fatto che ci sia un pettine molto ampio, sì. Quindi questo abbassa anche il rumore, a parte che se hai tre scarichi. Adesso non si vede dietro, però hai uno scarico principale, degli scarichi di emergenza? O... No, questo è praticamente tutto vetro fino in fondo, non ci sono tubi interni. Sono tutti funzionanti questi scarichi qua. Sono tutti allo stesso livello? Sì, perché comunque sia il vetro è fino in fondo. Praticamente i raccordi sono montati sulla parte anteriore del vetro sotto. Beh, sicuramente l'idea è interessante. Ripeto, è una soluzione particolare per chi non si può permettere nell'appartamento un mega acquario, e così ottimizzi tutti gli spazi. Rubi solamente 5 cm
in questo caso, ma secondo me si può ridurre ancora di qualcosa. Secondo me possiamo stare sui 4 centimetri di spessore. Sì, basta che stai nello spessore del tubo. Sì. Solo che adesso hai fatto il buco e poi ti puoi portare sul... Praticamente la randella del raccordo è lo spazio che ingombra. Bello, bene, bene. Invece il River Tank, dov'è che l'hai migliorato? Il River Tank l'ho migliorato nelle pompe di movimento, perché questo ha un... praticamente qua sotto l'acqua ritorna. Sì, beh, certo. Fa un giro e c'erano le pompe di movimento mal posizionate, che mi erano messe in maniera che l'acqua non prendeva movimento in pratica. Adesso abbiamo modificato, abbiamo fatto dei fori con la pompa di movimento proprio esterna e quindi fa... Ma quindi tu non hai soltanto la pompa, diciamo, di risalita? No. Hai anche il movimento? Ci sono 4 pompe di movimento, 2 qui e 2 là, che mandano in circolo l'acqua. Sarebbe bello vederla più lunga. Più lunga, sì, perché si fa più l'effetto della corrente veloce appena fuori le pompe di movimento, che poi rallenta nella parte lontana, in modo che anche i pesci scelgono la posizione migliore per loro, per la loro abitudine della corrente del fiume. Bello. Che bisogna creargli delle... Oltre al movimento, che è bello da vedere, ma bisogna creargli comunque dei punti di corrente meno forte per potergli dare, certo, la possibilità di scegliere dove posizionarsi. Benissimo, grazie, grazie, buona giornata. A voi. Ciao. Allora, siamo qui con Davide di DS Discus, dove magari DS sta per Davide, magari. Sta per Davide e Simone. Davide e Simone. È il mio socio che per motivi di lavoro non è riuscito a venire... Avete fatto un mix, Malberti ce n'è uno, da EDS ce n'è uno. EDS siamo noi due. Perfetto. Sì. Quindi siamo qui allo stand di Malberti con dei bellissimi animali. Esatto. I Discus, nostri, se non avessi il marino, lo sapete, chi è che ci segue, avrei fatto i Discus, ma purtroppo ho fatto il marino. E quindi raccontaci qualche cosa. Come è nata questa passione, il fatto di passare magari dalla passione al... fare gli animali? È stato veramente casuale. E abbiamo iniziato, cioè ho iniziato, perché era già 12-13 anni fa, a fare qualche discus, avere poche vasche in cui tenerli ed essere, diciamo, obbligato a venderli. E vedevo che la gente continuava a chiedermi, la gente mi faceva complimenti, e erano sempre felici, me ne chiedevano sempre di più. E allora di lì a poco ho iniziato a mettere sempre qualche vasca in più, finché siamo arrivati dove siamo ora. Ma voi avete anche un negozio fisico o solo online? Il negozio fisico, abbiamo iniziato a farlo adesso, siamo in fase di costruzione, quindi abbiamo già superato la fase di progettazione e dovrebbe essere aperto entro primavera 2025. Ah, bene, bene. Con i tempi ci siamo, allora. Come tempi ci siamo, lavoro e permessi permettendo. Vabbè, ma poi questo deve diventare il lavoro, questo. Molto probabilmente la strada è questa, sì. Devo dire, lo spazio c'è, se c'è la passione... Lo spazio l'abbiamo creato adesso, dopo un po' di fatica, e vedremo di fare... Allora, io adesso, da completamente ignorante, certo, ti chiedo, qual è... I discus più belli che hai quali sono, se devi sceglierne uno? No, non riesco a scegliere. Non ce la fai, no, perché... Non ce la faccio perché... Quello più pregiato? E sono gusti, perché a me piacciono altre cose rispetto a quello che guarda una persona normale. A me piacciono la salute, la forma, al di là della varietà. Invece tanti preferiscono le varietà. Però diciamo che qua c'è qualche pigeon, diciamo... Come questo, che secondo me inizia a dire la sua, ecco. Quanto vivono in media i discus? Allora, tranquillamente 3-4 anni. I privati, che riescono a gestirli bene nella loro vasca in tranquillità, alcuni arrivano anche a 5-6-7 anni. Mamma mia, ma è pochissimo. Rispetto ai marini, dove siamo abituati a pesci che vivono anche più di 20 anni. Loro raggiungono la loro bellezza, la loro maggiore età, chiamiamola così, intorno ai 16-18 mesi.
20, poi lì che belli è un che crescere, se non quasi un invecchiare dopo un po'. E quando diventa, cioè, dopo quanto tempo possono riprodursi? Come noi umani, diciamo, le maschiette, le femminucce partono un po' prima. Quindi le femminucce, capace che intorno ai 12-13 mesi iniziano già a voler fare o deporre le uova. Invece noi maschietti, come sempre, siamo più tonti e quindi almeno 15-16 mesi prima di iniziare a capire cosa bisogna fare. Perfetto! Davide, ti ringrazio. È un piacere. Buona giornata e poi ci vediamo in giro al Pet Festival o nelle prossime fiere. Grazie. A presto. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Siamo qui, un'altra delle nostre interviste che facciamo al Pet Festival. Siamo qui con Matteo Masucci di Bet Italia. Ciao ragazzi, benvenuti innanzitutto a questa grandissima fiera che onestamente è la prima volta che facciamo come Beta Splendens Italia. Benissimo, cioè quindi è una novità incredibile di quest'anno. Abbiamo deciso tra l'altro di fare due fiere consecutive, quindi sabato scorso eravamo a Brescia e questo weekend siamo qua a Cremona. Beh, perfetto, voglio dire, vuol dire che comunque c'è dietro della passione. Io penso che queste cose si facciano solo se uno ha passione. Assolutamente. Non si fanno perché uno dice ma voglio guadagnare, forse alla fine dei conti ti ripaghi le spese. Cioè, sei già tanto. Qualcosa diciamo devi guadagnare, ma lo fai per passione. Sì, lo fai più che altro per passione e soprattutto per far vedere comunque a tutta la gente che può venire qua a visitare la fiera la nostra passione. Qual è? La creazione di acquari, l'importazione di pesci che in Italia comunque sono difficili da trovare. Sai che noi importiamo comunque betta dalla Thailandia, personalmente vado giù ogni due mesi più o meno a guardarli, a sceglierli, a capire qual è l'esemplare giusto da portare in Italia. Secondo me le fiere sono molto importanti per la conoscenza, per dare comunque, trasmettere passione e poi sì, ovvio, cerchiamo comunque di rientrare almeno di tutte le spese che abbiamo. Beh, certo, certo, questo ovviamente. Ma dove nasce la tua passione per i betta? Immagino allora, che visto il nome tu stia commercializzando soprattutto betta. Bravissima. Noi commercializziamo nel 99% dei casi i betta. Poi ho inserito pian piano nell'arco degli anni qualche guppy show, qualche neocaridina, però il main business comunque rimane sempre i nostri betta. La passione nasce dalla mia vita che ho fatto in Thailandia. Io ho vissuto per 9 anni in Thailandia dove facevo totalmente altra roba, ero un cuoco, avevo 2 ristoranti miei in Thailandia che purtroppo col Covid è stato diciamo una bella mazzata. Vedendo comunque in tutti questi anni i nostri pesci e vederli lì in loco, come li riproducevano, come li allevavano, mi ha sempre comunque interessato, no? Arrivato in Italia ho detto, va, quasi quasi proviamo. Io ero comunque un appassionato di acquari da tutta la vita, quindi non è stata una novità per me entrare in questo mondo. Mi ricordo 5 anni fa feci il primo import, avevo ordinato 100 betta e mi sembrava proprio una roba nuova, dire wow, in Italia pesci del genere non li avevo ancora visti. E da lì, sai, piano piano fai un po' di accortezze, cresci un po', prendi comunque qualche cliente in più e siamo arrivati a importare ogni mese adesso più di 600 esemplari tutti. Beh, però devo dire che è un numero interessante. Sì. Vendete anche ai negozi o fate solo vendita diretta? Principalmente vendiamo ai negozi. Infatti molti negozianti si forniscono da noi perché noi abbiamo una, diciamo, un'ottima clausola con i negozi. Dove abbiamo il negozio, la vendita va al negoziante. Ovvero che dove c'è il negozio è il negozio che vende il nostro pesce. Dove non c'è il negozio, naturalmente abbiamo un sito web dove la gente può acquistare direttamente da noi tramite le foto che facciamo. Principalmente forniamo i negozi, però anche la vendita al dettaglio è, diciamo, all'ordine del giorno dove non abbiamo clienti fornitori nostri. Hai delle preferenze? Sì, allora io ho preferenze. Intanto andiamoli a vedere. Andiamo, venite. Matteo, facci vedere. Venite, le tue preferenze. Vi faccio vedere un po' le mie preferenze, che sono abbastanza strane perché la maggior parte della gente predilige l'Half Moon, no? Il pinna lunga, il betta per eccellenza, diciamo, quello più colorato, eccetera. Io personalmente ho trovato un amore, ma fin dall'inizio, per i pinna corta, ovvero i placat. Esemplari, a mio parere, oltre che essere splendidi, molto più intelligenti del Betta Half Moon,
E cosa gli stai facendo? Allora, questa è una figata, non so se la si può vedere da qua. Ok. È una testolina homemade, fatta dai thailandesi, handmade, scusate. Sono delle testoline di Betta che vanno a ricreare praticamente il combattimento che tu andresti a mettere in atto. Ah, bellissimo. Puntandogli la testolina, il Betta cosa fa? Va in parata. La parata che cos'è? Semplicemente apre le pinne, le branchie per mostrarsi, no? Per andare in modalità di combattimento. Con questo stecco tu puoi vedere effettivamente l'esemplare nella sua splendida forma. Splendida forma cosa consiste? Che tutte le tre pinne vanno a toccarsi a vicenda. Quindi tutte le tre pinne devono essere completamente asimmetriche l'una dall'altra. Se la pinna non è unita, possiamo definirlo come scarpe. Un Betta con le pinne completamente unite, le forme perfette, la pinna sotto a punta, può essere definito anche un Betta Show. Io prediligo molto i placati. Il placate non è brutto quando apre le... è bello. Il placate può essere di vari colori. In questo caso abbiamo un blu marble. Marble perché ha un gene all'interno, come in tutti i pesci, cambia colore, rischia nel tempo di cambiare colore. La maggior parte della gente preferisce e predilige l'Half Moon. Cos'è l'Half Moon? L'Half Moon è il Betta per eccellenza. È il multicolor, in questo caso abbiamo Nemo Koi, pinna lunga, voluminoso e appariscente. Molta sì, gente... devo dire che preferisco anch'io. Quello sì. Molta gente ama anche il Dumbo. Il Dumbo perché Dumbo? Andiamo a capire il perché, perché questa pinna davanti ricorda molto un po' l'orecchia dell'elefante, se vai a pensarci. È per questo che si chiamano Dumbo. Cosa abbiamo fatto anche? Vi faccio vedere, volendo, un paio di acquari che abbiamo, certo, volentieri, abbiamo ricreato. Sono usciti settimana scorsa, non so se sai già la novità dei nuovi Newa. Sì, sono sì, i Newa Hobby. Sono usciti questa settimana, dove li abbiamo presentati nella fiera della settimana scorsa a Brescia. Il Newa Hobby da 10 litri e il Newa Hobby da 5 litri. In questo caso qua dentro potete vedere, naturalmente non possono vivere così tanti pesci in una sola vasca, sono solo per l'esposizione, in questo caso abbiamo... Giusto dirlo però. Bravissimo, giusto dirlo perché la gente poi pensa che tutti questi pesci possono stare in un 10 litri. No, in un 10 litri possiamo tenere un Betta, possiamo tenere magari una decina di neocaridine o una coppia barra due di guppi, non di più. Questi sono Guppy Show, Aquamarine in questo caso. Gli acquari sono spettacolari, in questo caso li abbiamo fatti senza filtro. Senza filtro perché essendo comunque acquari piccoli di facile gestione, dove devono tenere semplicemente un pesce e basta, in questo caso ho optato da non mettere il filtro. Naturalmente nelle vasche, come puoi vedere, da 30 litri o comunque le vasche da 20 litri, andiamo a dotargli comunque una dotazione di filtro importante per dargli la possibilità di... Beh, diciamo comunque che se la vuoi fare a casa il filtro sarebbe meglio metterlo. Assolutamente sì, quello sì. Tra l'altro molto belli questi tronchi qua, arrivano dalla Thailandia, importazione, introvabili in Italia, un tronco così con tutte queste mini Anubias sopra. E questi sono i 5 litri che ti parlavo. Sempre della Newa, i nuovi, gli Hobby, mi fanno impazzire per il semplice motivo di questa luce. Questa lampada, sì, leggerissima, piccolissima. Molto leggera e la figata, che cosa hanno fatto? Che è sommergibile. Sì, l'abbiamo vista in presentazione all'Interzoo. L'avete fatta? Sì, è bello perché... anche se non è una lampada sommergibile per sempre, se dovesse cadere non succede niente. Non è quel problema, 3 ore ti dura tranquillamente sotto l'acqua. Bello, bello. Tutti questi sono i nostri 5 litri che ho fatto apposta appunto per questa fiera qua. Poi passiamo invece sulle vasche un pochino più grosse e importanti, 20 e 30 litri. In questo caso qua abbiamo messo del Microsorum, una Dragonstone bella grossa con della Nubias e delle Bucephalandra. Beh, è spettacolo però, mi piace veramente tanto. Molto belle, devo dire che sono però delle qui a livello di filtraggio... Qua a livello di filtraggio abbiamo il loro filtro della Newa, il Newa Cobra. Ottimo. È sufficiente? Assolutamente sì, è sufficiente per avere almeno un 4 pesci all'interno e gestire un 30 litri. Adesso purtroppo è un po' sporchina, bisogna dargli acqua pulita. Nel 20 litri uguale abbiamo messo un CF Mini Cobra della Newa che è sempre predisposto per gestire un acquario fino a 25 litri. Qua fino a un 40 litri possiamo stare tranquilli. Un'ultima cosa, scegli 5 Betta da farci vedere. Scegliamo 5 Betta. Allora, io punterei innanzitutto sul il top dell'over the top che sono i Giant.
Il Giant, a mio parere, è sempre placat, dico, perché io amo il pinna corta. Ma perché Giant? Adesso ti spiego anche il perché e te lo faccio vedere semplicemente dalla differenza di grandezza. Sono due pesci della stessa tipologia, quasi. Questo è un placat normale baby, possiamo chiamarlo baby perché comunque ha 5 mesi di età. Placat Giant di 6 mesi. Diciamo che sono 3 volte più grandi del... Sì, in effetti c'è una bella differenza a vederli vicini. Sì. Comunque, io sceglierei lui. Andrei a scegliere sempre un altro Giant, che questo è fotonico a mio parere, questo nero, arancione, giallo, blu elettrico, che è spettacolare. Di Half Moon, invece, quello che ti ho fatto vedere prima, lo selezionerei subito. Che questo è il terzo. Spettacolare, lui in effetti hai ragione a dire che è il tuo preferito. Oh, bellissimo, è bellissimo. Sì. Poi andrei a puntare sempre sulla famiglia degli Half Moon, andrei a puntare questo qua. Molto bello, è un Half Moon Candy, ricorda tanto una caramellina e come pinnaggio a mio parere è il top. E poi il mio preferito in assoluto, lo Yellow Dragon Placato. Quello che vedevamo prima. Quello che vedevamo prima, lui io... Faccio fatica a venderlo, onestamente, lui. Per me è un simbolo, mi piace molto, ma più che altro per il suo atteggiamento, il suo carattere. Quindi bello, questi bello, sono bello. I betta che io andrei a scegliere. E così, perché io sono un ignorante in materia, come ti dicevo. Che prezzi parliamo per allora, di questo genere? Allora, su betta di questo genere, al prezzo al pubblico, usciamo sui 45-50 euro. Dipende dalla varietà del pesce. Un pesce del genere in vendita sui 50 euro. Beh, calcolare sempre che comunque questi pesci sono di importazione. Sono pesci importati da noi dalla Thailandia, non arrivano comunque, non sono riprodotti qua in loco. No, ma tu ti stai giustificando perché pensi che i prezzi siano troppo alti. Assolutamente io, no. Visto che sono abituato ai marini, penso, vabbè, cavolo, non costano niente. Guarda, opa, ti dico, non per quello, ma per il semplice motivo da far capire alla gente che un pesce di importazione, come tu ben sai, marino o non, ha comunque dei costi dietro che non è solo il pesce. C'è il trasporto che va a costare molto, la dogana, e comunque una gestione per mantenere dei pesci in queste condizioni è molto diversa. Tenete conto che questi pesci devono vivere comunque a 25 gradi. Sotto i 25 gradi rischiamo un'ipotermia e lo shock, quindi la morte. Sono pesci che vivono comunque in Thailandia a 35-36 gradi in alta stagione e a 28 gradi in bassa stagione, quindi certo. Pesci che vivono al caldo. Bene. Infatti certi li vedi un pochino bassi perché iniziano ad avere un pochino di freddo qua in fiera, però per il resto, come puoi vedere, stanno bene, sono belli in parata. Va bene, Matteo, noi Danilo, ti grazie mille di essere stato con noi. Alla prossima allora, ragazzi. Beh, non esiste un pet festival negli ultimi anni che non abbia Recife Tome. Quindi adesso ci andremo a mettere la nostra lente per vedere al meglio tutto quello che c'è da queste parti, però intanto lo facciamo vedere così. Vediamo Morgan e adesso ci immergiamo, andiamo a vedere i coralli. Guardate che roba, cioè non so da dove cominciare, guardate. Tropicana, o abbiamo visto un bounce e questo lo vogliamo andare a vedere. Io
tutti, ragazzi, cioè guardate che roba. Ah, ma che bello. Vieni, vieni qui che vedo delle robe interessantissime. Gusti Sanskrit, Bounce, Chalice di un certo calibro. Ma cosa c'è qua? Oh, vabbè, ragazzi. Mamma mia, che qualità, ragazzi. Vienci a spiegare le ofillie. Cos'è questa? L'abrescence? Sì, Holy Grail. Verde, Holy Grail. Holy Grail. Tutti Holy Grail. Possiamo andare sulle 24K. Dragon Soul. Com'è che l'hai chiamata? Dragon Soul. Ah, ok. Dragon Soul, anche questa, tip verdi, si ricordo poi. Questa è un'altra bella Holy Grail. Questa mi piace, la porto a casa. Bella Holy Grail. National Geographic. Continua il nostro percorso al Pet Festival. Siamo qui con uno dei brand più noti in Italia. Abbiamo Acquaristica, siamo con Claudio Ughi, che è titolare di Acquaristica, che ci spiega le novità. Claudio, cosa ne pensi di questa manifestazione? Secondo me è un bellissimo punto di contatto tra le aziende, il consumatore finale e anche i negozianti, che cominciano a partecipare di più senza vederla troppo come competitor, diciamo così. C'è sempre più gente, senza dubbio penso positivamente. Beh sì, certo, io penso che in questo momento sia la fiera più importante in Italia per quello che riguarda il lato consumer della cosa, quindi aperta ai, diciamo, alle persone comuni che possono vedere, toccare, comprare dagli animali al materiale. E invece, venendo al discorso di Acquaristica, quali sono i nuovi prodotti? Allora, noi presentiamo prodotti nostri, della nostra produzione ABA, Authentic Biotope Acquaristica, un nuovo prodotto che serve ad eliminare i cianobatteri, un nuovo prodotto che serve a risolvere immediatamente il problema dei nitriti e... Scusa, ti interrompo. Sì. Acqua dolce o acqua marina? Stiamo parlando in questo momento di acqua dolce e poi un nuovo prodotto filtrante, una resina polimerica che è in grado di togliere tutti i residui organici e i coloranti, diciamo, indesiderati in acquario. Questi sono i prodotti nuovi a nostra produzione. Qui, innanzitutto, le nuove confezioni da mezzo litro a 500 ml, più convenienti, quelle da 125 o da 250. Il prodotto che elimina immediatamente i nitriti, si chiama Nitrite Emergency. Questo, anche in presenza del test nitriti, basta mettere qualche goccia del prodotto che la provetta diventa subito trasparente per far vedere immediatamente che li elimina. È un prodotto da usare in emergenza, cioè se ci sono nitriti ci sono dei problemi che vanno risolti poi, però evita la moria dei pesci. L'altro prodotto si chiama ABA Regeneration, questa è una resina polimerica che toglie i residui organici. Faccio un esempio: i tannini, anche se vanno bene per i pesci, molti non li vogliono, non vogliono l'acqua gialla. Questo rende l'acqua immediatamente trasparente. Un altro esempio: una vasca
troppo piena di pesci. Questo risolve il problema quantomeno di avere un'acqua limpida e pura, che poi i pesci siano troppi rimangono troppi comunque. Oltre a questo presentiamo dei prodotti nuovi delle nostre aziende che distribuiamo in Italia, della linea dei mangimi del dottor Basler, una serie completa di mangimi per i gamberetti, quindi per le caridina, per l'allevamento delle caridina. I prodotti nuovi che sono usciti sono gli shrimp stick garlic, chlorella e acai, per i colori dei gamberetti, per il mantenimento e per la cura dei gamberetti. Quindi va a essere, insieme al stick regular, che è quello per il mantenimento normale, una linea completa di mangime per i gamberetti che prima il dottor Basler non faceva. Dopodiché un nuovo acquario della Quell, che ha la caratteristica di avere un vetro ottico, un vetro extra chiaro, laminato, quindi con minore dispersione di calore, rimane, diciamo così, più fresco d'estate e trattiene più il calore d'inverno, che sono i cosiddetti glossy ST, di cui uno è qua alla mia destra. Perché è una importante novità. Questo è un vetro sostanzialmente antisismico, infrangibile, in quanto se riesci a vedere qui il lato, vedi la laminatura del vetro. Sono due vetri sostanzialmente. È un extra chiaro laminato che ha le caratteristiche che dicevo prima, cioè trattiene il calore e quindi consumi meno energia d'inverno e rimane più fresco d'estate. Oltre che essere infrangibile, cioè se dovesse disgraziatamente prendere una botta, si ha tutto il tempo di salvare gli animali, svuotarlo senza che ci sia immediatamente la pozza d'acqua per terra. Per quanto riguarda il marino, la Deltec è una certezza che viene distribuita da acquaristica da tantissimi anni. Non abbiamo in questo momento prodotti nuovi. L'unica novità, che però era già stata presentata a Interzoo 2 anni fa, è un filtro alghe, che è la R2000 Alghe Reactor. Questo era già stato presentato 2 anni fa, è la R2000 Alghe Reactor 2000 della Deltec. L'illuminazione per le alghe all'interno completamente a tenuta stagna, valvola di non ritorno, entrata e uscita. Fauna Marine sta presentando alcuni prodotti nuovi. Adesso mi viene in mente un prodotto che è un prodotto americano, in realtà viene rivenduto in Europa dalla Fauna Marine, che si chiama SeaTac. È una colla per coralli che sfrutta le molecole delle cozze, che utilizzano le cozze per attaccarsi alle rocce, e quindi promette di essere una rivoluzione in quel campo. Sì, io l'ho vista in presentazione al Macna, eravamo a Milwaukee, se non ricordo male forse fine 2022, e poi ne ho parlato con Claude Schumacher proprio all'Interzoo, ed è un prodotto veramente molto molto interessante. Sono contento che ci sia anche in Italia. Lo distribuiamo noi in Italia. Un altro prodotto nuovo che non ho citato prima sono gli FZN Pro, sempre dell'AquaL. Questi sono dei filtri esterni appesi, che hanno le caratteristiche di poter posizionare un riscaldatore dentro e anche un filtro UV sotto. Ringraziamo Claudio per essere stato con noi e per averci dato la sua disponibilità a far vedere tutte queste cose. Grazie Claudio. Grazie a te, saluto. Nello stand di H2O Acquari Roma Fabio ha portato una marea di coralli. Una cosa incredibile poi è vedere tante tantissime acropore, tanti tantissimi coralli duri. Qui stiamo vedendo delle seriatopore, dei frag di acropora, montipora, c'è veramente di tutto, di tutti i gusti. Volete spendere poco, volete spendere molto, potete trovare in questo stand veramente di tutto. Fabio anche questa volta, come sempre, si è superato. Ci ha detto che aveva più di 500 coralli, circa 300 acropore e 200 LPS. Ma guardate che acantastreo, forse dovremmo chiamarle micromussa. Poi adesso vi faremo vedere una cosa particolare perché mi è piaciuto da morire. Ma guardate, veramente, c'è di tutte le dimensioni. Volete qualcosa di più grande, qualcosa di più piccolo, volete dei frag, addirittura un sarcofiton, cinarine,
Lobofilie c'è, guardate che colori, secondo me un pochettino lui fa finta di non tenere per la Roma, ma rosso e giallo qualcosa vorrà pur dire, secondo me. Fabio, cosa dici? Però guardate che spettacolo, anche questa verde, Cinarini, va. Eufilie, c'è veramente, veramente di tutto in questo stand. Abbiamo fatto fermare le pompe giusto per guardare qualche... E poi adesso state pronti perché ci stiamo avvicinando a vedere un animale che è qualcosa di assurdo. Piano piano ci avviciniamo, passiamo sui frag, riguardiamo ancora quelli che abbiamo visto prima in maniera assurda. Pronti adesso a vedere, guardate che roba, cioè uno più bello dell'altro, delle colorazioni fantascientifiche. Ora Fabio, per favore, toglici la griglia, tu sai a cosa, guardate che spettacolo, un Entacmaea quadricolor, ma verde e arancione, ma è meraviglioso, qui modello National Geographic. Cioè, guardate che inquadratura. Io, questo è un anemone, lo adoro. Se non fosse così complicato, così problematico, l'avrei veramente già preso, ma guarda che spettacolo, farei un acquario solo per lei. Continua la nostra disanima al Pet Festival. Siamo qui con SR, Stefano Ruggeri, di Riftech, che quindi ci farà vedere le novità che ha portato al suo stand di questo Pet Festival 2024. Quest'anno, al di là di tutti i vari pezzi soliti che propongo sul mio sito web, ho presentato le mie vasche, che siamo 60x60, completi di ogni cosa, configurabile di ogni colore, con tutti i miei colori soliti, più altri che abbiamo aggiunto e vi farò vedere presto. In questo caso si tratta del 60x60, con tutta la pannellatura sia interna che esterna, e poi abbiamo una vasca esattamente il doppio, che è il 120x60, in modo che chi vuole farsi il cubettino, diciamo, le chiamiamolo nano in casa e ha più o meno spazio, può decidere se farsi il cubetto oppure una vasca di tutto rispetto. E quindi due misure standard non modificabili, scelta di colore massima dalle pannellature esterne, interne e tutti i vari accessori di colore. C'è già tutto completo e bisogna solo selezionare il tipo di plafoniere o pompe che si vogliono montare in modo da, diciamo, assecondare il più possibile le esigenze. Parlaci dello scarico. Lo scarico, in questo caso ho deciso di proporre un Bianimal con misure un po' particolari perché dovevo stare giusto con gli ingressi in Samp, che è realizzato da me, e è disponibile sia con tubature grigie, bianche o nere. Mentre nella vasca più piccola sto ideando un sistema di silenziamento per chi, diciamo, ha una via un po' più classica, un monotubo, un monoscarico, dove possiamo vedere nel finale una sorta di filtro che fa sia ad antidetriti, che porta lana di perlon, e alla giusta altezza dell'acqua può fungere pure da silenziatore dell'acqua, in quanto l'aria riesce a uscire, diciamo che l'acqua cade in modo non proprio impantante sui livelli più bassi, quindi è garantita la silenziosità. Diciamo che non fa miracoli, perché comunque questi sistemi di scarico hanno i loro limiti, però aiuta molte problematiche che attualmente sento molto parlarne, al di là dei sistemi di griglie e di ugelli di carico, che servono non solo come antiblocco, ma per fare passare più acqua tra sopra e sotto, in quanto facendo passare più acqua noi possiamo ottenere la risalita più potente, quindi farla girare meglio. Con l'effetto turbina avremo un frastagliamento superficiale ottimale. Sicuramente interessante. Vedo collaggio trasparente. Sì, allora, adesso intanto abbiamo proposto i primi prototipi. L'incollaggio in trasparente, più avanti si potrà avere anche la siliconatura a 45 gradi. L'incollaggio li tengo trasparente perché personalmente preferisco il trasparente. Gli sfondi si possono fare bianchi o neri, pannellature di tre colori e comunque personalizzarla per quanto riguarda la parte estetica. Per quanto riguarda la parte tecnica, sceglieremo tra vari filtri elettrofluido, zeolite, macroalghe, comunque quello che serve per far girare un acquario senza problemi, che abbia già tutto. I pannelli sono magnetici? I pannelli sono tutti magnetici, almeno
quelli che si devono aprire sono tutti magnetici. Non c'è niente che si irrugginisce, perché a breve sostituirò anche quelle poche cose metallo zincato con qualcosa di antiruggine. Non esiste legno qui dentro, quindi non c'è pericolo neanche che marcisca, neanche col tempo. È tutto materiale plastico che è fatto per resistere. Bene, perfetto. Beh, complimenti. Grazie. Comunque un oggetto nuovo da prendere in considerazione, quindi soprattutto perché dà ordine in design casalinghi, che man mano ci mette la vasca piccola, poi si trova il problema di mettere su balling, controller, prese, che non sa dove mettere, deve farci un altro mobile a fianco. In questo caso abbiamo un pacchetto completo, molto pulito, e se non vi piace in queste configurazioni molto shocking, è possibile avere circa 10 combinazioni diverse di accessori, quindi togliere i colori fluo, metterli trasparenti o blu o rossi, meno impattanti. Se invece mi piacciono le americanate, vi accontenterò al meglio. Devo dire che ti dovrò fare qualche telefonata allora, perché a me le americanate piacciono. Sei sempre benvenuto. Grazie Stefano e buon Pet Festival. Alla grazie prossima e buon lavoro. Siamo qui con Luca, sempre a Pet Festival 2024, è una nuova realtà. Possiamo dire che è una nuova realtà, che esatto non c'era. L'anno scorso eri un hobbista, avevate lo stand dove parlavate di fotografia. Quest'anno, esatto. Quest'anno cambia. Ho dato una spinta. Comunque sì ragazzi, la realtà è diventata proprio solida. Ho aperto a luglio, spero di ingranare velocemente, perché vorrei anche farvi vedere quello che sto creando, che secondo me ne vale la pena. Allora Luca, raccontaci del tuo negozio e poi vediamo anche i coralli, che sono molto molto belli. Assolutamente. Allora, negozio zona Milano Bollate, che è Milano Nord. Non è un punto strategico per tutti, ma per molti appassionati che sono della zona. Milano è Milano. Milano è Milano, Milano è Milano. Quindi quando volete venire a fare un saluto sapete dove trovarmi. Il negozio attualmente ha 6 vasche, non sono tutte piene, quindi aspettiamo gli inizi del 2025 per vedere al massimo dello splendore. Gestirò le vasche con sistemi separati. Una che sarà delle importazioni, una invece me la tengo per l'allevamento. Comunque li voglio tenere tutti separati e ogni corallo avrà il suo habitat perfetto. Qua in fiera ho portato quello che stavo un po' tenendo da parte in questi mesi per l'occasione. C'è roba che ho da un po' di anni, altre cose invece sono degli ultimi mesi recenti insieme all'apertura. E mi spiace che la vedi ora adesso. Stamattina c'erano dei coralli ancora un po' più bellini di questi. Personalmente fuori di testa per l'Holy Grail, wow. Le eufilie vincono sempre. Poi qua c'è un'eufilia che nessuno nota in questo mix, un po' turchese, vi dico. Ma io, a me piace questa qui con i polipi rosa. Bella, 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 bella. Infatti la sua gemellina l'ho già venduta, però. Però io non sono un amante delle eufilie. Cavolo. Preferisco un bel micedium. Altri tipi di coralli. Beh, abbiamo fatto delle foto e sicuramente faremo delle cose notevoli. Però siamo contenti, quando i sogni si avverano è sempre una gran bella cosa, quindi è stato tanto lavoro, erano 4 anni che esistevo e non avevo ancora avuto la possibilità e il coraggio di iniziare. Ora che mi sono buttato ringrazio di essermi buttato, quindi beh, l'importante è questo, comunque nella vita proprio funziona. Bene, benissimo, ok, ciao, grazie, ciao e buon Pet Festival. Pet Festival 2024 continua il nostro giro, siamo da Newa. Bellissimo lo stand, a me il pseudo Keilinus piace da morire. Poi fanno cose dolci, però il pesce marino. Pirla!
A me, come sapete, lo stand piace tantissimo. Qui vediamo dei nuovi cubetti che hanno sviluppato con la nuova lampada che abbiamo visto in dettaglio all'Interzoo. Cioè, spettacolare. Così va in acqua, cioè, bellissima, leggerissima. E quindi si possono fare questi cubetti che costano relativamente poco e dentro è il nostro velino. Velino. Cioè, è fantastico. Quindi sicuramente semplice, un piccolo filtro, l'abbiamo visti anche da Beta Splendens Italia, però voglio dire, sono belli, piccolini, fantastici, perché possono avvicinare persone che non hanno l'acquario a una cosa molto semplice, comunque di design, da mettersi in casa. Poi ovviamente possiamo andare quelli più grandi con anche la copertura, sempre lo stesso sistema di lampada, con il loro mobile. Questi tutti vediamo degli hardscape. Poi soprattutto, vabbè, sapete che da poco tempo Newa è diventata distributrice di Icari. Abbiamo fatto diverse recensioni dei prodotti Icari, le trovate sul portale, volendo. Comunque vi mettiamo il link in descrizione. E poi possiamo sempre andare a vedere anche un piccolo acquario marino fatto nel Newa More, piccolo schiumatoio, luce blu. Vedete qui con un paio di pagliacci, una ricordea, una idnopora, se non sbaglio. Comunque, carino, d'effetto, ci sono anche questi. Dal pianeta Newa è tutto e noi continuiamo il nostro giro. Ancora dal Pet Festival e oggi parliamo di una azienda nuova, nuova per noi, perché siamo soprattutto marinofili, ma l'abbiamo vista tante volte al Pet Festival dello scorso anno, a Vivarium dello scorso anno. La rivedremo a Vivarium di quest'anno, sappiamo che ci sarà. E quindi siamo qui con Alice, che ci parlerà di GreenVet. Cosa fate? Cosa portate nel mondo dell'acquariofilia? GreenVet è un'azienda che ha un'esperienza di 30 anni, non nel campo dell'acquariofilia, siamo un po' più neofiti in questo campo, però produciamo mangimi complementari per tutte le specie animali, nasciamo dalla zootecnia, quindi principalmente avicoli, conicoli e settore, diciamo, delle vacche da latte, e poi negli anni ci siamo evoluti, quindi siamo passati a occuparci anche di pet e adesso l'ultima sponda che stiamo esplorando è quella dei pesci, ecco. Vabbè, i pesci è un mercato importante, poi a noi ci piacciono particolarmente. Fate solo mangimi o avete anche altre tipologie di prodotto, sempre relativamente all'acquariofilia? Abbiamo mangimi complementari e mangimi completi e poi anche, abbiamo anche prodotti a uso esterno, come ad esempio il Carpagel, che sono prodotti che vengono applicati sull'esterno del pesce, ecco. Sono prodotti che comunque possono essere distribuiti in vasca o comunque in acqua e permettono, diciamo, di raggiungere poi tutti i pesci, ad esempio invece chi ha magari le carpe poi o quant'altro, che sono magari numeri anche più ridotti, insomma, gli animali, uno riesce a prendere il pesce e poi a dare il prodotto. Sì, beh, lì si prende poi il correttino, esatto. Ovviamente diventa sicuramente più fattibile. Sì, esatto. Però ci sono, insomma, anche prodotti che possono essere comunque, ecco, somministrati in acqua e che possono comunque... Ovviamente sappiamo che sui pesci è molto più facile comunque agire e reagire, in quanto comunque vivono nella stessa acqua con cui somministriamo il prodotto, quindi diciamo che è più facile, ecco. Quindi insomma anche, diciamo, prodotti che vengono somministrati in acqua hanno una loro efficacia. Esatto, esatto. I nostri prodotti sono tutti, diciamo, su base naturale, quindi vengono tutti prodotti a partire da piante officinali, oli essenziali, quindi non abbiamo all'interno dei prodotti prodotti di origine sintetica e chimica, e quindi, ecco, diciamo che ci basiamo sulla forza delle piante per trovare un'alternativa più naturale. Beh, questa è una cosa che ci piace molto, ma la maggior parte dei vostri prodotti in ambito acquariofilo si rivolgono all'acqua dolce, all'acqua marina o a entrambi, perché sono prodotti che funzionano in tutte e due le tipologie? Sono prodotti che funzionano in entrambe le tipologie, quindi diciamo che sono prodotti che possono essere usati sia in acqua salata che in acqua dolce. Però sì, esatto, possono essere utilizzati anche in acqua dolce. Diciamo che variano magari i consigli d'uso, quindi la quantità di prodotto che deve essere somministrata, però sono prodotti che possono essere usati sia in acqua salata che in acqua dolce. Ah, ok. E i mangimi invece? I mangimi, abbiamo mangimi completi che vanno sia per l'appunto da... Abbiamo mangimi per le coi, che quindi abbiamo per l'appunto...
anche lì diciamo diverse dimensioni per quanto riguarda il pellet, poi abbiamo un pellet più piccolo per gli animali più piccoli, un pellet più grande per gli animali ovviamente più grandi, e anche lì abbiamo dei mangimi che sono mangimi per animali d'acqua salata e mangimi per animali d'acqua dolce. Quindi lì però c'è una diversificazione. Sì, esatto, abbiamo una diversificazione per quanto riguarda i mangimi e anche una diversificazione per quanto riguarda diciamo il colore anche stesso dei pesci, perché abbiamo dei mangimi con degli estratti che diciamo aiutano magari ad amplificare ad esempio il pigmento rosso di alcuni pesci, l'altro che è, ad esempio è la linea dei red, mentre la linea dei green sono comunque dei prodotti che cercano di diciamo esaltare tutte quelle colorazioni sullo scuro come il nero, il blu, e quindi diciamo che abbiamo anche questa ulteriore distinzione, ecco. E invece se dobbiamo parlare di un prodotto iconico, cioè se devi scegliere un prodotto della, di tutta la vostra linea. Per quanto riguarda i pesci, l'ultimo entrato, ma quello che vedo comunque anche utilizzare dai colleghi che si occupano principalmente comunque di pesci, credo che sia il Direct, dal punto di vista di quello che dà comunque poi più soddisfazioni quando diciamo c'è la necessità di utilizzo. Ecco, sicuramente il Direct mi viene da dire che è il prodotto un po' più... è nato per ultima, ma sta crescendo velocemente. Quindi, siccome noi non lo conosciamo, è un mangime completo... Complementare, esatto. Quindi tu devi associarlo ad un'altra tipologia, esatto, di mangime. Esatto, associarlo ad un'altra tipologia di mangime, perché comunque è forma comunque liquida e comunque non sostituisce un alimento... cioè, non è un mangime completo, quindi diciamo non è per l'appunto sì. Completo, eh. I mangimi complementari vengono dati diciamo per magari anche un periodo limitato di tempo, quindi non 365 giorni all'anno, ma per un periodo limitato tendenzialmente hanno tutte quelle funzioni per il sostegno comunque del sistema immunitario, piuttosto che comunque del benessere stesso del pesce in un momento in cui magari c'è bisogno di una spinta, ecco, quindi diciamo che aiutano con il benessere animale, però, e aiutano a mantenere il pesce in salute. L'approccio mi piace, io pur essendo vicini, perché io sono di Rimini, fino lì siamo arrivati, insomma abbiamo scambiato qualche parola in giro, però non abbiamo mai approfondito il discorso e bene, siamo contenti perché comunque azienda italiana, sì. Ne ho sentito parlare molto bene, soprattutto dagli amici dolciofili. Quindi no, veramente, non è che lo dico perché lo devo dire. Diciamo che abbiamo un'esperienza, siamo partiti in tempi anche non sospetti, nel senso che comunque l'azienda è in piedi dal 1992 e è sempre, diciamo, si è sempre basata sull'utilizzo di prodotti naturali, di sostanze comunque appartenenti al mondo vegetali. Quindi diciamo che 30 anni fa era un approccio abbastanza sconosciuto, limitato e anche a volte guardato un po' in maniera strana, insomma, ecco. Quindi è ovvio che adesso che si stanno un po' tutti affacciando all'idea del trattamento naturale o comunque di terapie, diciamo, anche alternative, 30 anni di esperienza sono un bel bagaglio e fanno comunque da ponte di lancio. Bene, siamo contenti, speriamo di avere ancora modo di parlare di Greenvet in futuro, la rivedremo fra meno di un mese a Vivarium. Ringraziamo Alice per la sua cortesia, per essere stata con noi, per averci spiegato un'azienda che per colpa nostra ancora non conoscevamo abbastanza. Grazie a voi. E noi continuiamo il nostro giro, grazie, del Pet Festival. Dal Pet Festival siamo qui da Passione Acquario, Wang non manca mai e dappertutto. Wang, parlaci del tuo Pet Festival. Ciao ragazzi, ci vediamo di nuovo al Pet Festival, come tutti gli anni, ormai è una tappa fissa per noi. Portiamo sempre una vasta scelta di coralli per chiunque voglia venire qua al Pet e poi portare, diciamo, più coralli possibile. Quest'anno abbiamo fatto 9 vasche con più di 1000 passacoralli, invece l'anno scorso abbiamo fatto solo 400-500 coralli. Wow, così tanti! Com'è andata ieri? Ieri è andata molto bene, come tutti gli anni al Pet. E siamo molto soddisfatti del risultato e continueremo a fare le nostre fiere con grande passione. Quindi hai portato tanti coralli e quanti ne hai venduti? Ne ho venduti un po', non ho ancora contato, però sono molto soddisfatto. E la cosa non era quella di vendere tutti i coralli, ma quello di portare tanti coralli. Ah, l'idea benissimo. Era quella, sì, perché la passione è questa qua, di far vedere alla gente più coralli possibile e insegnare alla gente, alle persone che hanno appena iniziato l'acquario marino, di partire con dei coralli facili e poi andare sui coralli un po' più difficili. Raccontaci il gioco. Il gioco delle paperelle quest'anno, l'anno scorso, non so se vi ricordate, noi abbiamo fatto la ruota della fortuna. Sì. Quest'anno l'idea era diversa, quindi ho detto facciamo il gioco delle paperelle, che è il gioco che piace a tutti, no? Quando si andava alle giostre.
E questo qua, in pratica, prendi la canna da pesca e peschi una paperella. Una volta pescata la paperella, si vede il numero che c'è sotto e si può vincere uno dei coralli che ci sono qua o altrimenti uno Zoanthus Stratosphere o una Cantastrea Rainbow. Facciamo una prova. La canna da pesca. La canna da pesca io vedo come un... Ti aiuto io? L'avevo quasi preso. Ok. Hai brutti. Però c'è il numero 3, giù, l'ho visto. Ok. L'ho visto, sono ignorante, non riesco a farlo. C'è il numero 3, per esempio. Oh. E quindi, numero 3 cosa avrei vinto? Numero 3 avresti vinto una clavularia. Okay. Non è male, non è male. Per un neofita non è male. Esatto. Dimmi, qual è il corallo più particolare che hai qua? Allora, il corallo più particolare che ho portato in fiera, di sicuro... è uno di questi qua che si chiama Scolimia Australis Master Grade. Questa qua è una scolimia che è veramente veramente rara, è veramente uno spettacolo. Ma quanto costa? Costa 750 euro. Ma fai tu le talee? Facciamo noi le talee e dobbiamo essere, vogliamo essere più ecosostenibili possibili, perché a furia di togliere i coralli dal mare prima o poi finiscono. Questa è una verità, purtroppo è una verità. Esatto. Io poi adoro le scolimie, cioè sono veramente belle. È veramente bella e particolare. Sì. Questa non la posso vincere con la pesca? Questa purtroppo no. Se no le compravo tutte le pesche. Sì. E invece il corallo più venduto, qui vedo dei Maui Wowie Rodactis. Sennò gli OG Bounce qua, World Wild Coral OG Bounce. Sono dei coralli veramente particolari e rari che non si trovano molto facilmente nel mercato. E questi che prezzi hanno? Questi qua, prezzo fiera, li faccio a 290 euro l'uno. E il corallo più venduto? Il corallo più venduto sono i classici Zoanthus. Questi qua sono i Zoanthus che arrivano dal Vietnam, sono molto molto colorati, come si vedono hanno un bel colore acceso, fluo, costano solo 20 euro l'uno e sono dei coralli semplicissimi da mantenere, sono dei coralli molli. E questo si può vincere con la pesca? Questo si può vincere con la pesca, sì. Perfetto. Beh, devo dire che poi hai eufilie, abbiamo portato calici, una vasta scelta, chinofilie, zoanthus, eufilie, favites, le menzofilie, cipastree, montipore, blastomusse, leptoseris, leptastrea, un po' di tutto. Beh, io sono dell'idea che questa sarà il futuro dell'acquariofilia, cioè esatto, tutto acquacoltura, esatto. Tutti animali comunque piccoli, vedo che c'è anche tantissima gente. Bello, bello, bello. Guarda, fortunatamente noi lavoriamo con tanta passione e quindi non ci pesa nemmeno stare lì tutti i giorni a guardarli, a curarli, e vogliamo diffondere questa passione il più possibile. Bene, perfetto. Io ti ringrazio, ti saluto. Grazie mille. Buona fiera. Alla prossima fiera. Alla prossima fiera. Grazie mille. Ok, siamo qui con Davide, il Geomarine. Buongiorno, ciao. C'è sempre. Davide c'è sempre. Ormai penso 17 anni. Siamo domenica mattina, sta già smontando le vasche perché non c'ha più niente. Parecchio l'avevo venduta, sì. Allora, raccontaci. Parlaci del tuo Pet Festival. Come sta andando? Com'è andata? Ah, sinceramente, bene, dai. Un buon Pet Festival sulla linea dell'anno scorso. Pensavo in questo tempo e con magari un po' la flessione del mercato ci fosse meno gente, ma in realtà abbiamo fatto uguale all'anno scorso e anche all'anno scorso di là, quindi anzi forse anche meglio, devo dire la verità. Beh, perfetto, voglio dire. Meglio di così. Meglio di così, siamo contenti, dai, va bene. Cosa ti è rimasto di particolare da farci vedere? La roba particolare è già andata via tutta ieri. Vabbè. È quello il problema. Ti è rimasto un po' di taleine, un po' di frag, cioè due lobofilie molto belle. Andiamo a vedere le lobofilie. Ancora non hanno preso, stranamente. Allora, vediamo un po'. Queste due lobo che sono molto belle. C'è il riflesso, ma insomma... E anche questa pleurocina qua verde fluorescente è molto bella. Beh, sicuramente è molto grande. Molto grande. Diciamo sono i due pezzi importanti che mi sono rimasti. Il resto ho dato via tutto. Beh, anche vediamo, perché poi la maggior parte che cerca qualcosa di particolare viene in Sabas. Beh, certo, per gli acquari così. Va bene, Davide. Va bene. Ti ringraziamo, alla buona prossima. Giornata e alla prossima.
Continuiamo il nostro giro dal Pet Festival. Siamo qui allo stand di Agri Pet Garden, negozio veramente top nel panorama italiano, ma anche qui al Pet Festival. Ci sono tanti allestimenti, noi vi faremo vedere quelli, la qualità, la competenza del negozio. Poi li dovrete assaggiare voi, non tanto dall'online, loro vendono online, ma non è questo l'importante. Ma dovreste andare a trovare di persona, perché sono delle persone fantastiche. Vi consiglio di fare un giro nel loro negozio. Io vi faccio vedere qualche aquascape. Tra l'altro, come ospite, hanno Riccardo di Twinstar EU, e quindi anche le nuove Twinstar saranno qui in esposizione. Vediamo che cosa ci hanno portato. Beh, è un hardscape, ma è veramente bello. Veramente, veramente bello. Lo stand immenso, guardate questo cubetto rosso, che ovviamente non è rosso, no? Però guardate che spettacolo. Cioè, qui bisogna dire che qualcuno lo sa fare, eh. Che spettacolo, cioè è incredibile il colore che ha questo, ah, bellissimo, bellissimi queste composizioni. E poi vediamo, guardate che bello, molto molto bello. Intanto qui vediamo lo staff. Sì. Bene, io vi consiglio di fare un giro in negozio, veramente, veramente molto bravi e molta competenza. Siamo qui con Riccardo da Twinstar EU. Yes, Twinstar EU, esatto. That's right. Siamo allo stand di Agri Pet Garden, che ha ospitato Riccardo, l'ha fatto venire qui, ha fatto portare i prodotti. Riccardo capisce l'italiano, capisce molto bene. Ieri sera poi ci siamo divertiti, va bene? Però adesso facciamo un'intervista in inglese e come al solito la andremo a doppiare con il nostro sistema di intelligenza artificiale. Non sarà perfetto, ma insomma, dovremmo riuscire a farci capire bene. Quindi, Riccardo, let us show what you have done here, what you have taken here, and your news about Twinstar. Hello everyone, okay. My name is Riccardo. Ciao a tutti, sono Riccardo di Twinstar, Twinstar EU in Europa. Sono in Italia per presentare i nuovi prodotti Twinstar, specie la G-Line, una luce per acquari con coperchio. Finora ci siamo dedicati all'aquascaping, ma i clienti chiedevano lampade per acquari coperti. Ecco la nuova Twinstar G-Line di alta qualità e con il nostro LED arancione. Questo LED è unico, con spettro da 380 a 780 nanometri. Include ogni colore. Vi chiederete, posso usarla in un acquario piantumato? Certo, fa crescere tutto e i pesci saranno più belli che mai. So if you have a new aquarium or if you se hai un acquario nuovo, vecchio di 10-20 anni, nessun problema. Puoi rinnovarlo e farlo sembrare fresco con la nuova Twinstar G-Line. The controller is also quindi, il controller include un timer da 6, 8 e 10 ore, dimmer e la funzione on-off. L'alba e il tramonto durano 10 minuti, così i pesci non si spaventano e restano felici come sempre. Per usare la lampada possiamo... Everything is included in the package. Tutto è incluso nella confezione. We can use a metal bracket, possiamo usare una staffa metallica regolare. And we can install directly in e possiamo installarla like direttamente nell'acquario così. This is the adjustable brackets for, questa staffa regolabile va bene per molti acquari come EI e Oase. E se avete un acquario, qui in Italia potete usarla anche con Aston.
And then if you have an aquarium with all T5, se hai un acquario con vecchie T5, puoi usare l'adattatore incluso. Hai l'adattatore per T5 e quello per il vecchio T5. Quindi c'è tutto l'occorrente. Abbiamo modelli da 60 a 120 cm e presto avremo misure ancora più grandi. Finalmente possiamo trasformare il vecchio acquario brutto in un completo, adatto a far crescere piante e rendere i pesci bellissimi. È installato qui in qualche vasca? Non qui, ma lo spettro è simile a quello dell'acquario con S-Line versione 4. Una nuova luce solo per l'aquascaping. Bene, grazie mille. Grazie a tutti. Buona giornata. Passiamo ad altro. Contattateci quando volete. Sono Riccardo di Twinstar. Potete trovarci su Instagram, Facebook o via email. Grazie. Ciao. Ok, grazie. Bye. Ok, thank you. Bye. Siamo qui con l'acquario di Sofia che è diventata una realtà. Siamo passati dal farsi vedere in video ad avere un negozio vero e proprio. Esatto, quindi oggi siamo qui in fiera al Pet Festival a esporre un po' la nostra realtà. Siamo molto contenti, abbiamo aperto un negozio a Modena. La nostra attività in realtà è aperta online dal 2021, però era un anno che abbiamo anche il negozio fisico. Beh, spettacolo, dal vivo è sempre tutta un'altra cosa. E qui vediamo degli allestimenti. Allora, sì. Allora, praticamente questo è un acquario abbastanza recente che ho realizzato. Lo potete trovare nel nostro negozio fisico perché sarà ovviamente allestito. E ci sono degli handler. Ho portato degli handler come argomento perché noi ogni anno cerchiamo di portare un argomento diverso in fiera e di cui poi lo sviluppiamo attraverso delle slide con delle attività da fare. Non è solo per bambini ma anche per adulti, in cui magari c'è anche da osservare qualcosa al microscopio, guardare... di fare dei test dell'acqua, capire qual è per esempio il mangime più adatto ai pesci, eccetera. Quindi tutto un percorso da seguire. Beh, bello, carino. Grazie, grazie davvero. Sono quelle cose che comunque avvicinano dei nuovi acquariofili al nostro mondo, quindi... Esatto, si parte tutto dalla passione anche per i bimbi, quindi dopo crescono con una bella idea di acquario sano. Quindi cerchiamo di diffondere il più possibile le cose giuste che servono per prendersi cura di pesci, insomma, ovviamente animali che non bisogna stare bene. Bene, perfetto, noi ti ringraziamo, grazie. Ti auguriamo una buona giornata e una buona fiera. Molto bene, grazie. A te, ciao ciao. E come ogni buon pet festival che si rispetti, anche quest'anno c'è l'associazione Reef World che è qua a fare promozione sugli acquari, sulla consapevolezza degli acquari. Adesso andiamo da Alberto che ci parlerà di questo Pet Festival dal loro punto di vista. Siamo qui con il grande Alberto. Ciao, ciao a tutti. Che ci parlerà dell'associazione di questo loro Pet Festival per quest'anno. Esatto, noi anche quest'anno abbiamo uno stand forse un pochino più grande, giusto per far vedere che siamo Reef World. Quest'anno abbiamo voluto fare le cose un pochino più grande solo per elevare un pochino l'associazione. Reef World, per chi non dovesse conoscerlo, è un'associazione no profit dove con opera di divulgazione cerchiamo di sostenere l'ambiente e aiutare il ripopolamento delle barriere coralline, aiutando delle associazioni in loco con delle offerte, con qualcosa, con dei contributi associativi, grazie ai nostri sponsor e grazie a chi crede in noi e riesce a far andare avanti questo progetto di appassionati. Anche quest'anno abbiamo voluto sensibilizzare il tema ambientale che abbiamo riproposto sulle nostre vasche. Qui abbiamo una vasca d'acqua dolce dove abbiamo cercato di ricostruire purtroppo l'ambiente acquatico che ci ritroviamo ad oggi, quindi con inquinamento, con piante che tutto sommato si vede che hanno un minimo di sofferenza proprio a causa di questi oggetti che ci sono dentro, questa spazzatura, questi ovviamente questo in fiera è tutto estremizzato perché è difficile trovare esattamente la bottiglia, però è giusto per esprimere un concetto di ambiente pulito
e ecosostenibilità. Qui abbiamo un esempio della vasca dolce, quindi i nostri fiumi, i nostri laghi, i nostri ruscelli che purtroppo sono in queste condizioni, mentre dall'altra parte abbiamo allestito una vasca marina. Anche qui il concetto forse qui è un pochino più chiaro, abbiamo fatto una parte inquinata, quindi con i coralli morti, diciamo che questi sono scheletri di coralli e vario inquinamento con i famosi guanti del chi si ricorda il Covid, che ce lo ricordiamo tutti, abbiamo le bottiglie, abbiamo particolari di cose che realmente troviamo in natura, mentre dall'altra parte abbiamo la barriera corallina come dovrebbe essere, quindi con i coralli vivi, con le rocce pulite, senza inquinamento. Purtroppo dovremmo svoltare un po' la situazione perché ovviamente anche questo è estremizzato, però stiamo arrivando a questo punto qui, quindi cerchiamo di fare qualcosa per arrivare a questo punto qui e ridare i colori ai nostri mari. Noi siamo qui in fiera, Reef World lo conoscete, ringrazio chi ci segue. Grazie Alberto e in bocca al lupo per la vostra associazione. Noi daremo sempre voce a chi fa delle cose interessanti. Grazie, grazie Dani Reef, sempre presente, sempre sul pezzo e ciao a tutti. Grazie, ciao Alberto. Qui siamo nello stand La Finestra sul Mare, che in collaborazione con Arto ha portato tante cose interessanti. Soprattutto tanti bellissimi coralli che adesso vi facciamo vedere in dettaglio, sono veramente tanti. Buongiorno, siamo ancora in diretta dal Pet Festival, siamo qui allo stand della Finestra sul Mare di Matteus, che è la prima volta che viene al Pet Festival, giusto? Corretto. Con dei bellissimi coralli, ho visto, c'è cioè, della cosa veramente fantastica, mi piace. Grazie da morire. Mille. E quindi adesso vogliamo sentire da Matteus che ci racconta che cosa vuol dire essere per la prima volta in una fiera così importante. Ciao a tutti, direi che è stata una grande aspettativa, diciamo, a partecipare di questo anno del Pet Festival. Abbiamo portato un po' dei nostri animali che abbiamo sempre disponibili in negozio, anche per il fatto di shopping online. Come potete vedere che ci sono dei belli animali, però di essere qua ogni anno presente alla fiera perché è stata una grande soddisfazione. E il negozio fisico dov'è? A Tesi su Brenta, nella provincia di Vicenza. Bene, bene, bene. Quindi devo dire che abbiamo visto dei coralli molto belli, LPS grandi, quindi notevole. Hai fatto un bello sforzo per venire qui con questi animali. Sì, sì, certamente è stata una grande esperienza, un grande sforzo di tutta la collaborazione. Come sta andando la vendita? Sì, direi molto molto bene. Abbiamo degli animali molto particolari e anche delle acroporine molto molto belle. Come potete vedere. Le eufilie vanno veramente tanto, ho visto. Sì. Ti ho portato proprio una carrellata di eufilie. Ma quelle si vendono tanto. Anche una catalafilia enorme. Corretto. Cinarine, bello, devo dire che anche questa qui è particolarissima. Quella. Bellissimo. E poi tante piccole acropore, quindi le fai tu. Corretto. Le cultura, tutto quanto ho fatto. Il futuro è quello, Il futuro sarà questo ormai. Duncan Opsamia. Pezzi veramente belli. Devo farti i complimenti perché ci sono delle cose, delle chicche veramente bellissime. Bello, bello, bello. Quindi ragazzi, io saluto Matteus e
Grazie a tutti. E poi ovviamente vi invito ad andare a trovare il negozio in provincia di Vicenza. Corretto. Grazie. Un saluto. Buona giornata. Ciao. Continua la diretta live dal Pet Festival. Sono qui con Alex. Posso dire che l'ho visto crescere. Un po' di tempo che ci vediamo. Dai primi Pet Festival a Piacenza, ma oggi è una grande realtà del panorama dell'acqua dolce. Quindi siamo qui per vedere che cosa ha portato di particolare, perché ha sempre qualcosa di particolare. Ciao. Allora, ho portato la mia selezione di legni, fra cui soprattutto quelli di grande dimensione, che sono sempre difficili da trovare. Cioè, non è per un acquario piccolo. Magari non rende il video, ma è 1,5 metri più o meno. No, rende. Oltre che questa selezione qua che viene dalla Cina, legni assemblati su misura, su richiesta del cliente, già trattati, che non rilasciano nulla in acqua, delle opere d'arte queste. Beh, sono veramente belli. E invece per quello che riguarda i pesci? Ho portato delle varietà, ho portato dei Corydoras un po' più particolari e rari, oltre a quelli un po' più semplici, per poi passare a Sud America vero e proprio con Arowana. Questi sono Dantum, non c'entrano molto, ma comunque sono sempre belli e ricercati. Manakapuru. Non pensavo che ci fossero degli Arowana così piccoli comunque. Pensavo nascessero già direttamente grandi. Tutta una selezione di loricardi a seconda delle dimensioni e dei prezzi. Sempre roba che non cresce troppo, che può andare bene a qualsiasi acquario. Gli Altum di Simon Forkel, che sono l'unico importatore in Italia di questi pesci. I Super White, che sono sempre richieste e ben apprezzati. Che belli! E la mascotte della fiera. Ma questa è una bestia. Sì. Com'è andata la fiera fino adesso? Molto bene, molto bene. C'è stato sabato una grandissima affluenza e tanti grandi appassionati. Anche oggi che è domenica c'è tanta gente. Sono bene, contenti. Siamo contenti. Perfetto. Facciamo i nostri complimenti e buona fiera. Grazie mille. Buongiorno e benvenuti al Pet Festival. Continuano le dirette live. Qui siamo da Aquariatech, siamo con Giuseppe, per parlare di questa fiera, di come si stanno trovando loro, dei marchi che rappresentano e quindi di quello che stanno facendo. Passo la parola a Giuseppe. Giuseppe, raccontaci Aquariatech. Buongiorno a tutti, buongiorno. Aquariatech, come ogni anno, crede nel Pet Festival. Noi siamo ovviamente un ingrosso e nonostante questa fiera sia più dedicata agli appassionati e ai clienti finali, noi ci crediamo da diversi anni, credo 7 anni fa è stata la prima volta, perché ci piace il contatto con il pubblico. Ovviamente da quando abbiamo fatto la prima volta questa fiera, e questa è la quinta edizione che facciamo, abbiamo sempre riscontrato dei segnali positivi per conoscere le esigenze delle persone, per capire anche che cosa può mancare nel mercato o in che direzione sta andando. Ovviamente anche quest'anno abbiamo cercato di fare uno stand il più carino possibile. A noi piace curare i dettagli al meglio. Abbiamo portato tante novità, siamo nuovi distributori di Anna Instruments, siamo nuovi distributori di Ailea, siamo nuovi distributori di Shego, siamo nuovi distributori di ITC e di un sacco di marchi, ovviamente. Adesso ne abbiamo 40 in distribuzione con oltre 4.000 articoli in stock. Abbiamo portato in questa fiera anche Modern Reef, che ovviamente Danilo sa molto bene, è un'azienda che in questo momento sta cavalcando un'onda social, ma non solo, perché gli appassionati, anche che non seguono necessariamente i canali virtuali, sono innamorati di questa linea che sta spingendo moltissimo. E ovviamente abbiamo portato un grande espositore di Aquaforest, grande tanto quanto importante per noi e quanto noi ci crediamo in questa azienda, che è sempre e assolutamente innovativa, in continua crescita e da tanti anni che cavalca un'onda che non si ferma mai. Noi ovviamente la portiamo sempre con noi perché ci fa piacere, perché poi è tanto bella. Inoltre, nell'ultimo anno ha sviluppato molto di più la linea per acquari d'acqua dolce, che sta spopolando tanto e sta diventando molto richiesta come tutto il resto della linea. Hanno fatto dei prodotti nuovi che invito tutti a vedere: il Component 3-in-1, il Polypap, il sale Hybrid Pro Salt, il Reef Salt Più. Oltre a questo ci sono un sacco di altre novità, ripeto, tipo il riscaldatore in titanio di Shego, il fotometro e tutti i checker di Anna Instruments, insomma le nuove plafoniere di Aquel. Voglio parlare anche assolutamente della LED Star, una plafoniera qualitativamente molto 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 buona, a dei prezzi assolutamente decenti, che sta anche questa piacendo molto a tutto il pubblico.
ultimo, ma non per importanza, Wimar. Portiamo Wimar, abbiamo dedicato la metà dello spazio di questo stand al nostro marchio, che è un marchio anche questo in forte espansione, adesso anche all'estero, tra Germania e Spagna. E facciamo impianti osmosi, impianti di CO2, sono due grandi famiglie, perché non vendiamo solo l'impianto, abbiamo anche tutta l'accessoristica. Abbiamo la famiglia dell'arredo con 30 tipologie di legni, 20 tipologie di rocce. Abbiamo veramente di tutto. Ovviamente anche lì presto ci saranno delle novità che esporremo in una prossima fiera. Beh, Giuseppe, allora intanto hai parlato di diversi marchi che noi effettivamente abbiamo provato, di cui abbiamo parlato. Mi riferisco soprattutto a Shego. Abbiamo fatto diversi articoli su Shego dopo l'Interzoo con i loro nuovi prodotti. Parliamo spesso di Ati, abbiamo parlato di Wimar, Aqua Forest ovviamente, Blau, Dalua, non l'hai menzionato ma è un altro brand importante soprattutto per gli schiumatoi, Modern Reef, vabbè, che te lo dico fare, diceva qualcuno, Deltec, cioè veramente... marchi tantissimi, 40 è un numero elevatissimo. Bello lo stand, devo dire, bello bello lo stand, mi piace, e di cose ce ne sarebbero veramente tante, e sicuramente di tante non ne hai parlato neanche tu, quindi va benissimo così. Però va bene, grazie del tempo che ci avete dedicato, complimenti per i marchi che portate in Italia, alcuni di difficile reperimento. Beh, prima non l'ho detto, Aquel, abbiamo fatto tante fotografie, video agli acquari allestiti, perché certo, quando sono in fiera fanno delle cose pazzesche. De Jong, vabbè, che te lo dico a fare, cioè. Oltre, non ho avuto il tempo di parlare di Aquel, di Ista, di Salifert, di Ati, di un sacco di quel fotometro che conosci bene della, sì, della Colonna, abbiamo parlato tanto, certo, anche di quello, insomma c'è di tutto di più, e noi non abbiamo più il tempo di parlare di tutto questo, ho avuto sempre, come sempre, il piacere di invitarti nel nostro stand. Grazie di esserci stato con noi, grazie della tua disponibilità, grazie della vostra disponibilità, e poi buona fiera, buon Pet Festival, e ci vediamo alla prossima fiera. Bene. Siete pronti ad immergervi in quelle che sono per i show del Pet Festival? Noi ora siamo qui, adesso andremo dentro, e ne abbiamo parlato dai Flowerhorn, dagli Oranda, pesci rossi, per chiamarli pesci rossi è un po' riduttivo, però adesso li andiamo a vedere, vediamo che cosa c'è dentro, i Beta Alien, andiamo veramente a vedere che cosa c'è e poi ne parleremo. Intanto la prima cosa che si può notare è il fatto che sia tutto quanto al buio, e questo è bello soprattutto perché si possono ammirare meglio i pesci. Notate anche, dobbiamo anche ringraziare lo sponsor Amtra per aver fornito le vasche. Quanto particolari, belli. Qui vediamo i Flowerhorn. Che pesci particolari. Ma avanti hai sabbia, non so. E qui invece siamo dai Beta Alien. Ora andarli a vedere può diventare complicato, soprattutto per i riflessi. Siamo ancora live al Pet Festival, siamo qui con Super Eugenio, perché è come il personaggio dappertutto. Ciao ragazzi. Allora, Orto, Ocean Reef Tank Owner, come va? Va benissimo, quest'anno ci sono venuti a trovare veramente tante persone del gruppo, siamo soddisfattissimi. Il nostro obiettivo continua ad essere quello di portare sempre più persone ad avvicinarsi all'acquariofilia italiana, a interagire tra di loro per creare nuovi rapporti di amicizia e soprattutto creare una next generation dell'acquariofilia. Quindi sei soddisfatto fatto di questo pet, mi pare di capire. Molto molto. E a livello di marchi cosa hai portato? A livello di marchi abbiamo portato le Poseidon Art Rocks, le rocce che fa Francesco Gatta. Beh, le conosco bene perché nel mio acquario ci sono quelle rocce adesso. Esatto, e quest'anno tra l'altro
ci ha anche concesso il lusso di essere allo stand con noi, purtroppo ora è già andato via. Filo, abbiamo perché visto. Doveva tornare. Sera la cena con voi. Esattamente. Vi siete divertiti, sì. Lo so. Sì, esatto. Poi abbiamo portato la solita vaschetta per gli scambi di Zoantus e quant'altro. Quest'anno Zoalab ci ha concesso in regalo alcune sue talee per poter accontentare vari appassionati. E avevamo inserito questa vaschetta espositiva con dentro pagliacci, anemoni e mangrovia, non è una mangrovia? Anche mangrovie, sì, sponsorizzate da Coral Fantasy e da Sitec. Questa invece è tutta fatta da noi, tranne la roccetta che è di Poseidon. Sono animali nostri di Smaebrio, di Smaele, che non c'è, l'avrei chiamato. Spettacolare Pesciago. Con Cavallucci e Pesciago. Abbiamo forse un po' esagerato col cibo e l'acqua un po' appannata. Ora però. Sì, non vedo il Cavalluccio, ma e... Pesciago sono bellissimo. Stanno qua dietro. Vediamo. Ah, ok. Ah, non verrà mai. Mio. Si intravede, ma vabbè. Sarebbe lì. Bene. E poi abbiamo portato una nuova startup, sono due ragazzi volenterosi che si stanno avvicinando per la prima volta, insomma si stanno lanciando a produrre un po' di reattori e altra oggettistica, insomma, relativa alla tecnica per l'acquario marino, dove si mira al design ma anche alla compattezza per poterla fare entrare nell'esempio di chiunque, visto che tutti noi non abbiamo mai spazio. Sì, abbiamo parlato ieri proprio di un sistema per cambiare l'acqua. Esattamente, eccolo qua, questo qui di Reef Stars. Bene, perfetto, ci piace. Ciao a tutti, grazie. È stato un piacere, ci vediamo l'anno prossimo. Boh, anche prima magari. Speriamo. Eccoci qui ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, tiriamo le nostre conclusioni su questa edizione del PET. Come ogni anno, diciamo che l'attesa è sempre sicuramente tanta in previsione del PET. Quest'anno ho cercato di seguire da vicino già i preparativi. Diciamo che il PET Festival è sempre quella fiera probabilmente molto molto attesa per noi in Italia, anche perché promette sempre di essere, diciamo, la migliore, la più bella, la più, diciamo, quella dove non bisogna mancare. Anche quest'anno sicuramente il PET Festival mi ha dato grande soddisfazione, almeno parlo per me personalmente. A livello di team Dani Reef sono stato molto impegnato, devo dire, quest'anno a seguire Danilo in prima linea, ero lì di fianco a lui praticamente quasi tutta la giornata di sabato. Penso che abbiamo fatto un bel lavoro anche di condivisione social, ho visto un bel apprezzamento da parte di voi per il lavoro che stavo svolgendo, diciamo, quasi in diretta. Che dire, quindi, devo essere sincero, io forse mi aspetto sempre di più, perché vedendo le fiere a cui partecipiamo magari in America, oltreoceano, oppure anche stesse fiere dove magari Danilo riesce ad andare in Europa, a breve per esempio saremo a Vivarium in Olanda, diciamo che ci vedo sempre ancora molto distanti da quella tipologia di fiera. Qualcuno mi dice in Italia non succederà mai, non è detto che in Italia succeda. Tutto questo penso che dipenda da noi comunità acquariofila, ecco, che insieme dovremmo spingere e spingere tutti quanti insieme. E secondo me allora si riuscirebbe sicuramente a ottenere di più. È stata decisamente una bella edizione, sarebbe stato bello avere qualche stand in più, mi aspettavo qualche stand in più, voglio essere onesto, rispetto all'anno scorso mi sembrava ce ne fosse qualcuno in meno a livello di acquariologia. Quindi ragazzi, non bisogna mollare, bisogna andare avanti su questa strada, un bellissimo stand ancora una volta da parte dei ragazzi di Bea, Ocean Reef Tankooners. Sempre stand molto colorati, molto vivi, tanta partecipazione, ragazzi di Reef World, sempre presenti, Arto con la finestra sul mare, insomma è stato bello, divertente, come ogni anno immancabile. Invito sempre tutti, naturalmente ragazzi, a venire in fiera. Ho visto tante persone in diretta durante i miei post che mi scrivevano: ma conviene venire a comprare i coralli lì o conviene che vado in negozio? Giusta la risposta di Danilo a un commento
dove ha risposto: ma in fiera bisogna sempre venirci a prescindere. In realtà io non parto da casa andando in fiera con l'idea di comprare il corallo, di comprare il pesce. Poi quando ci si trova in fiera, magari tra una chiacchiera e un'altra, poi si può approfittare dell'opportunità di aver avuto magari un Recifat Home, oppure stessi negozi italiani che sono venuti fornitissimi, H2O, Geomarine, che è già un paio d'anni che viene fisso. Insomma, ce n'era, c'è riuscito a venire anche Frankies, davvero mi ha fatto tanto tanto piacere che ci fosse Frankie. Dopo quello che è successo, vedere Frankie Frag, anche se con la stessa piccola vasca dell'anno scorso, però essere riuscito a venire per lui penso sia stata una grande soddisfazione. Quindi grande Frankie, un bel bello stand, un gran bello stand, devo dire, ha portato l'amico Riftech Stefano Ruggeri insieme a Luca Figini di Rifest, questo nuovo negozio avviato da poco da Luca a Milano, che vi invito naturalmente ad andare a seguire. Presto sicuramente andrò a trovare Luca per vedere un pochino cosa sta combinando. Quindi, signori, detto questo, un'altra edizione sicuramente divertente del Pet Festival. Io poi vado anche nelle fiere piccoline, dove c'è ancora meno, perché a me piace sempre andare in fiera. A breve sarò ad Esotica, a Busto, come ogni anno. Quindi a me piace sempre andare in fiera. Io vengo in fiera anche se ci sono pochissimi stand. Però quello che vi invito a fare, organizzatori o comunità acquariofila italiana, spingiamo di più sull'acquariofilia, perché l'acquariofilia piace. In Italia, secondo me, potremmo dire e dare di più. E secondo me, tutti quanti uniti, potremmo alzare molto molto l'asticella. Quindi ragazzi, forza, diamoci dentro, progettiamo altre fiere e chissà che non ci sia qualcosa che bolle già in pentola. Ma naturalmente qualcosina abbiamo detto. Quindi signori, chissà cosa succederà l'anno prossimo ad aprile. Seguiteci, perché presto, amici, avrete delle grosse, grosse news. Seguiteci ragazzi sui nostri canali social, naturalmente, pagina Instagram, pagina Facebook, forum www.danireef.com. Alla prossima, teneteci d'occhio ragazzi, news in arrivo. Ciao a tutti, sono qui davanti alla mia libreria per parlarvi del Pet Festival 2024 a Cremona Fiere. Come membro dello staff di danireef.com è stato un onore partecipare a questo evento incredibile. Sapete, lo spazio dedicato all'acquariologia era un po' ridotto rispetto a quanto avremmo desiderato. E sì, siamo un settore che merita più spazi, su questo non c'è dubbio. Però che cosa dire, ho avuto il piacere di vedere molti brand riconfermati, come sì, c'è GP Aquariatech e molte altre aziende. Questi brand sono stati lì con noi a mostrare prodotti e novità del settore. Questo ho molto apprezzato. Poi anche la parte che mi ha colpito di più, ho osservato come anche quelle aziende che normalmente competono abbiano collaborato in fase organizzativa. E questo è una cosa molto bella, perché è la chiave per rilanciare l'intero settore, questa sinergia tra competitor. Tra gli allestimenti, alcuni erano davvero molto belli: una vasca di discus di 2 metri allo stand Marberti, cigli africani, animali allevati da allevatori amatoriali, la presenza anche di marchi più piccoli, per non parlare di mostre dedicate ai betta, agli shrimps, agli oranda, alle garidine e ai flower horn. E sapete una cosa, è stato molto bello finalmente aver potuto dare un volto a coloro che con i quali ho collaborato da anni. Purtroppo ho avuto poco tempo per fare 4 chiacchiere con loro, ma ho molto apprezzato il fatto che sono stato ben accolto. Alla fine della fiera credo che davvero che questi eventi siano particolari per rilanciare l'intero settore, ma alla fine spero di vederne almeno 3 o 4 l'anno, che si superino ogni volta per darci un'esperienza superiore in ogni ambito. Buongiorno e non posso dire benvenuti su danireef.com perché siamo in chiusura del video del Festival, di questa grande kermesse. Siamo in auto, stiamo tornando a casa, stiamo faticosamente tornando a casa, perché con gli allagamenti vediamo delle situazioni in cui c'è veramente tanta acqua di fianco all'autostrada. E sono stati 2 giorni intensi, tantissima gente, abbiamo visto degli stand veramente pieni, a occhio forse più dell'anno scorso, più gente. A livello di stand qualcosa meno, forse c'era qualche stand in meno rispetto all'anno scorso, però
quelli che c'erano si sono fatti rispettare, diciamo così. Abbiamo visto dei bellissimi coralli, non possiamo che citare tutti gli amici che hanno portato dei coralli, quindi gli amici francesi di Récif et Homme, che hanno fatto sicuramente tanta strada per venire con noi. Non possiamo dimenticare H2O, l'amico Fabio aveva una marea di coralli, quindi molto bello. Geomarine, Frankie Frags, che con tutto quello che è successo per gli allagamenti, devo dire che è stato notevole poterlo vedere, comunque aveva dei bellissimi pezzi, delle bellissime acropore. Sapete che lui fa tutta acquacoltura, soprattutto coralli duri, acropore eccetera, quindi belli, veramente belli. Matteos, con il suo negozio per la prima volta al Pet Festival, aveva dei coralli pazzeschi, LPS, SPS, abbiamo visto veramente di tutti, una catalafilia immensa, quindi devo dire che poi passione acquario, cioè avete visto che pezzi, avete visto la scolimia, assurda, poi diamo, cioè, l'avete visto in video, l'avete visto in fotografia, è fantastico. Fotonica, veramente. È vero, sto parlando soprattutto del marino perché, come sapete, la mia estrazione è marinofila, non è dolciofila. Purtroppo perché c'erano tante cose belle da vedere, tanti amici, tanti personaggi, tante aziende. Abbiamo rivisto, parliamo soprattutto magari di chi era un po' di tempo che non vedevamo in fiera, quindi abbiamo rivisto AGP. Grande Fabrizio aveva un bellissimo stand, presentava tante cose nuove, quindi le nuove Orfec, ad esempio, le R4, aveva i nuovi acquari bellissimi, aveva veramente tante cose nuove da far vedere. Sono contento che sia venuto. C'erano anche Aquariatech, Neua, che anche Neua è un altro di quelli, di quell'azienda che non manca mai. Sono contento di vedere Herbert. Non aveva niente da presentare, ma anche perché tutto quello che ha presentato l'aveva presentato l'Interzoo e quindi l'avevamo già visto sostanzialmente, però ci piace vedere un'azienda interagire sul mercato. E poi Bea, possiamo non citare l'amico Nicola con tutto quello che investe in tempo, in scoperte, in sviluppo di prodotti che apparentemente possono sembrare banali, ma così non sono, quindi veramente tanta roba anche Bea. I ragazzi, cioè Ocean Rift Anconers, Arto, le associazioni di dolce, Alberto, grande, grande Alberto, poi il salame che ha praticamente foraggiato per tutta la fiera e gli acquari sempre con la parte dell'inquinamento che fanno colpo, però effettivamente è così. Ma poi non possiamo non citare Malberti, che erano anni che non si vedeva al Pet Festival, l'acquario a fiume migliorato rispetto alla versione che abbiamo visto nel 2016, o giù per su, bello, molto bello. Bello anche lo scarico che si sono inventati, occupare poco spazio dietro all'acquario, bello. Bellissimo rivedere gli amici di AgriPet, spettacolare incontrare e conoscere Riccardo, Twinstar. Riccardo, lo sai, ci dobbiamo vedere a Rimini, ti aspettiamo. Easy Reef e poi Sicce, non possiamo non parlare di Sicce, uno stand bellissimo, con anche la collaborazione esterna di Fabio Z, sebbene non ci fosse al Pet. Cioè, come dire, è un peccato come sempre per chi non è venuto e poi... Adesso vado a memoria, se ne dimenticherò tantissimi, perché poi Riftech, cose bellissime, bellissimi nuovi acquari, molto psicadelici, molto americani, quindi sapete che insomma faccio la maglietta arancione, quindi qualcosa psicadelico. Mi piacerebbe anche a me adesso poi di chiederci delle idee per migliorare l'acquario News che deve partire a giorni, eccetera. Francesco Gatta di Poseidon Art Rock, che ha sponsorizzato le rocce dell'acquario Dani Reef e che finalmente ho incontrato di persona, quindi tanta tanta roba. Poi devo ringraziare tutti voi che mi siete venuti a cercare, mi siete venuti a stringere la mano, chi a fare un selfie, chi... qualsiasi cosa, bello, bellissimo, vi ringrazio. Noi facciamo le cose per tutti, abbiamo una grandissima passione e quindi ricevere in cambio questa accoglienza è veramente, veramente meraviglioso. E poi possiamo citare l'acquario di Sofia, Alex Zebra, l'International Shrimp Contest, la mostra dei Flowerhorn, la mostra dei pesci rossi, la mostra dei pesci combattenti, Alien e poi... Dal di qui ci riallacciamo all'aver incontrato Masucci, perché Betta Italia, pesci spettacolari, ci ha raccontato delle cose fantastiche e anche con lui poi ci rivedremo a breve. Più tutti gli amici che abbiamo incontrato, le aziende, Luca di Ocean Life ad esempio, che abbiamo incontrato in fiera, Marco D'Ambrosi di Elos e poi Aquariatech, Giuseppe che ci ha concesso l'intervista, ma Antonio, bellissimo, anche lì ci si sente a casa, quindi è una cosa bellissima. Quindi voglio ringraziare tutti, anche quelli di cui purtroppo mi sono dimenticato,
perché in questo momento siamo sto ripercorrendo un pochettino quello che abbiamo visto in questi due giorni. È stato bellissimo anche il dopo. Vorremmo fare una rubrica il dopo Pet Festival, molto bello, perché andare a cena con gli amici è sempre una cosa molto particolare, è molto emozionante. Acquaristica, Claudio, non so, salutiamo Claudio ovviamente perché era sempre disponibile, Maurizio Vendramini, grande amico, faremo qualcosa insieme, preparati, e poi chi altri, cioè, siete in tanti, siete veramente tanti e ho paura di essermene dimenticato la metà. Io ringrazio tutti, ringrazio a voi che siete intervenuti. Se avete visto il video, vi è piaciuto, vi ha dato degli spunti, mettete mi piace. Se volete condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché il 65% delle persone che guarda questi video non è iscritto al canale. Iscrivetevi al canale, a noi fa piacere, veramente. È una di quelle cose che ci fa andare avanti, perché lo facciamo per passione, ma vorremmo anche sapere se effettivamente tutto questo viene, siamo, vi piace e dobbiamo continuare. A tal proposito, dopo aver detto di iscrivervi al canale, vi ricordo che fra un mese voleremo in Olanda a vedere Vivario. Tanti amici che abbiamo incontrato qui, Simone Castagnoli, vabbè, è un amico, è un fratello praticamente. Con molti di loro ci rincontreremo a Vivarium fra un mese in Olanda e quindi ci sarà un altro reportage di quello che sta avvenendo. Da qui all'Olanda dovremo uscire con diversi video, abbiamo un paio di prodotti interessanti di cui parlare, quindi lo scoprirete, sì, c'è Idor, abbiamo anche la plafoniera Natura di Orfek da misurare, insomma, il Parwise, veramente tante tante cose, come al solito, bisognerebbe avere più tempo, delle giornate di 48 ore forse sarebbero utili. Quindi un saluto a tutti, un ringraziamento per essere stati con noi e al prossimo video. Con noi in questo viaggio dentro l'Interzoo. Vi salutiamo quindi. Aspetta che tolgo pure la salamella di Reef World. Daniele mi dice che è bello, bravo, intelligente. Era il momento giusto? Danilo. Sia in acqua salata che in acqua fresca, insomma, non abbiamo... Acqua dolce. Scusa, acqua dolce. One, two, three, Rimini!